Buonasera a tutti, benvenuti, vi ringraziamo per la presenza. Presentiamo il secondo incontro del ciclo Europa e Euro, opportunità e schiavitù. Ne abbiamo già fatto uno, a quell'incontro erano presenti i relatori chiamiamo anti-euro, questa volta abbiamo dei relatori pro-euro. Questo perché? Da dove nasce questa esigenza? Questa esigenza nasce dalla profonda crisi che stiamo vivendo, dalla continua ricerca di informazioni e verità su temi che sono continuamente dibattuti ma mai approfonditi. Sentiamo parlare continuamente di forze politiche a favore del mantenimento della moneta unica europea, giornalmente forze politiche che dicono il contrario, ma nessuno approfondisce. È importante approfondire non solo se si è interessati alla presentazione di un referendum, ma anche per informare i cittadini che possono consapevolmente poi fare pressioni sulle forze politiche per far sì che si prendano determinate decisioni. Siamo attualmente in streaming. Il video verrà messo online, quindi sarà a disposizione anche di tutti i cittadini. Presenterò ora quattro relatori. Abbiamo Fabio Masini del Dipartimento Scienze Politiche Università di Roma 3, che inizierà la sua relazione. Subito dopo avremo Luca Piras del Dipartimento SEA dell'Università di Cagliari. Poi avremo Alfonso Iozzo del Movimento Federalista Europeo e infine Anna Maria Simonazzi del Dipartimento Economia e Diritto dell'Università La Sapienza. Quindi inizio a dare la parola al relatore Fabio Masini e vi informo che alla fine del quarto intervento saremo a disposizione, i nostri relatori saranno a disposizione per rispondere alle vostre domande. Prego. Bene, grazie di questa opportunità di chiacchierare a favore dell'euro, cosa che ultimamente rischia di essere scomoda. Dunque io inizierei così. Esistono due grandi modi molto diversi fra loro di leggere il percorso e il processo di integrazione europea. Cioè, un primo modo di leggerla è quella che si può chiamare, io chiamo solitamente, la retorica del successo. L'Unione Europea ha realizzato tutta una serie di successi, sarebbero stati quindi un successo il mercato unico, la liberalizzazione dei capitali, la moneta unica, eccetera, eccetera. Poi c'è un altro modo di leggere all'integrazione europea, che è invece quello di guardarla come una serie di contraddizioni sempre più gravi, che in qualche modo però sono state fondamentali, hanno costituito il motore per il passo successivo dell'integrazione europea. Cerco di spiegarmi per capirci. 1986 l'atto unico di Lussemburgo fissa l'obiettivo del mercato unico, ma un mercato unico in prospettiva non può reggersi se non c'è la libera circolazione dei fattori produttivi, ed ecco quindi che l'anno successivo, l'87, gli accordi di Basilea-Niborg, si immagina il percorso verso la liberalizzazione dei capitali. Ma un mercato unico in presenza di libera circolazione dei capitali è una contraddizione, perché rischia di non funzionare se non c'è una moneta unica. Voi sapete che dall'89, dal rapporto Delors in poi, tra l'89 e il 91, poi il 92, si perfeziona, diciamo, quel percorso che ci porterà appunto alla moneta unica e all'euro. Ora, è chiaro che anche quello è l'ennesimo pezzetto di una contraddizione in fieri, cioè l'ennesimo passo di un percorso che ancora non è completato. Guardate che i padri fondatori dell'euro, quelli che vengono definiti così, i padri fondatori dell'euro, Jacques Delors, Tommaso Padoa-Schioppa, l'Anfalussi, erano perfettamente consapevoli di questo. Erano perfettamente consapevoli che creare una moneta unica senza creare altri strumenti, per esempio un bilancio unico, una capacità di redistribuire la ricchezza per assorbire shock di tale natura e tutta una serie di altri elementi dell'architettura istituzionale più completa, creare una moneta unica senza questi elementi avrebbe rischiato di essere un problema. Perché allora non si arriva a fare i passi successivi? Su questo ci potremo interrogare a lungo.
Ma è chiaro che c'è un problema fondamentale che soprattutto in quegli anni non si ha il coraggio di affrontare, che è la cessione di sovranità. Nel momento in cui si riesce a barattare la riunificazione tedesca, detta in maniera un po' rozza, ma tutto sommato abbastanza realistica, mentre si riesce a barattare la riunificazione tedesca con la cessione della sovranità monetaria da parte della Germania a un organismo più collegiale, è difficile fare gli altri passi successivi, perché implicano l'abbandono di altri pezzi importanti della sovranità. Di fatto, alla fine, sovranità politica. Ecco, che c'entra questa cosa della sovranità? Io sono un economista, non dovrei mettermi a parlare di categorie che apparentemente hanno poco a che fare con l'economia, ed è un errore. Che cos'è la sovranità e perché fa così tanta paura la cessione di sovranità, questa idea della cessione di sovranità? Dunque, anche qui vi vorrei presentare rapidamente due concezioni molto radicalmente diverse di sovranità. Una vecchia concezione è quella ottocentesca, quella del consolidamento degli stati nazionali. La sovranità assoluta ed esclusiva, che è un patto tra il cittadino, che di fatto si trova ad essere una sorta di suddito, e il sovrano. Il sovrano garantisce al cittadino la sicurezza, la giustizia, e il cittadino a sua volta in maniera assoluta ed esclusiva, con una lealtà assoluta ed esclusiva, assicura due elementi: la coscrizione obbligatoria al servizio militare, la difesa del territorio e del sovrano, e il pagamento delle imposte che servono appunto a mandare avanti la macchina. Esiste poi un'altra concezione della sovranità, se volete più moderna, più indispensabile per capire la situazione in cui ci troviamo oggi. Sovranità è la capacità di offrire beni collettivi, di risolvere, di soddisfare dei bisogni collettivi. Allora, se questo è stato in qualche modo possibile all'interno della cornice dello Stato nazionale per 100, 200, 300 anni, diciamo, fino a poco tempo fa, in una situazione di interdipendenza crescente del sistema economico, sociale, politico, culturale a livello internazionale, questo non è più possibile. Cioè, non è più possibile allo Stato nazionale soddisfare completamente tutti i bisogni collettivi delle persone. Cosa significa questo? Significa che lo Stato nazionale alla fine non riesce ad esercitare in maniera efficace, efficiente, diciamo così, la sua sovranità. È, come diceva Einaudi, rischia di diventare polvere senza sostanza. E come invece diceva un altro economista, Cooper, piuttosto famoso, in un mondo interdipendente, che cos'è la sovranità? La sovranità è siedere al tavolo giusto, al tavolo delle decisioni. Questo significa che cosa? Significa che in un mondo in cui le sfide ormai globali sono fatte da Stati Uniti, Cina, i BRIC, sono tutte potenze continentali, la dimensione appunto nazionale rischia di non essere la dimensione adeguata a fornire i beni pubblici collettivi di cui i cittadini hanno bisogno. Ed è qui che la cessione di sovranità non diventa più un gioco a somma zero: se io trasferisco la sovranità dallo Stato nazionale a quello sovranazionale perdo qualcosa. In realtà non perdo nulla, ho un gioco a somma positiva, perché gli Stati nazionali non sono più in grado di fornire alcuni beni pubblici fondamentali. Noi abbiamo in qualche modo interrotto il processo di integrazione europea fermandoci alla creazione dell'euro, che è una cessione della sovranità monetaria. È però un'architettura monca, un'architettura che va bene finché non ci sono situazioni di crisi. Nel momento in cui arriva una situazione di crisi non basta più l'euro, non basta più la politica monetaria, occorrono le istituzioni. Noi che cosa abbiamo fatto in questi ultimi anni? Abbiamo delegato all'euro e alla BCE la possibilità di offrire certi beni pubblici globali, europei, che invece non è strutturalmente in condizioni di offrire. Adesso per la ripresa servirebbero scelte coraggiose, la ripresa degli investimenti, accumulazione. La BCE ha abbassato il tasso di interesse ormai quasi fino a zero. Che altro deve fare la BCE? Quindi non è la mancanza della politica monetaria o da sola la politica monetaria alla quale si può chiedere di risolvere la situazione. C'è bisogno di qualcos'altro e ora vedremo qual è la mia idea del qualcos'altro. Ma fatemi entrare un attimo nel merito della discussione di oggi. L'euro. Ci sono quattro almeno, ce ne sono in realtà molte di più, ma ci sono almeno quattro storie che vengono raccontate sull'euro
in termini critici nei confronti dell'euro, e vorrei brevemente affrontarle ognuna, che siamo qui più o meno apposta. La prima accusa in qualche modo che viene mossa all'euro è che l'euro ci ha impoverito. È facile, è un'accusa facile. Perché? Perché si vede, tutti gli indicatori ci dimostrano che dal 2002, cioè l'anno in cui ci sentiamo in tasca questa nuova moneta fino a oggi, è evidente che il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito e in generale il paese si è impoverito. Ma siamo sicuri che sia colpa dell'euro? Ricordo a questo proposito un aneddoto rapido, mi è arrivato qualche anno fa da commentare un articolo di una rivista Tourist Management che diceva questo. La sostanza dell'articolo era: negli anni precedenti all'ingresso dell'Italia e dell'Europa in generale nell'euro, prima della moneta unica, il turismo in Italia e in Europa funzionava molto bene. Dopo il 2002 funziona molto male, quindi è colpa dell'euro. Ora, io immagino che non vi sfugga che c'è un piccolo problema, che è una concomitanza storica non di poco conto. L'11 settembre evidentemente ha distrutto le possibilità a breve termine dei trasporti, del turismo, la fiducia, eccetera. Quindi quello è un paper che io rimandai indietro al mittente dicendo: fatto molto bene, ma diciamo che non c'entra esattamente il punto della questione. Ecco, non è che per caso anche nei confronti delle accuse all'euro sulla perdita del potere d'acquisto delle famiglie siamo in una situazione analoga, cioè stiamo prendendo lucciole per lanterne? Allora, vi racconto qualche storia, qualche dato. Intanto, l'euro non comincia nel 2002. Noi ce l'abbiamo le tasche dal 1 gennaio 2002, ma l'euro esiste dal 1 gennaio 99. Nel 99 l'euro fa l'ingresso sul mercato alla parità col dollaro, 1,08 contro il dollaro. Tenetevi a mente nel frattempo che nello stesso momento il petrolio è a $18 al barile, 1999. Negli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore dell'euro, l'euro comincia a deprezzarsi nei confronti del dollaro. Arriva addirittura a un minimo di 0,83, che è il minimo storico del 6 luglio del 2001. Cioè l'euro viene lasciato in qualche modo deprezzarsi per favorire anche le esportazioni e la crescita dell'area dell'euro, che già aveva sofferto in qualche modo per tutti i processi di convergenza degli anni precedenti. Quindi viene lasciato deprezzarsi. Però appunto, anche qui, signori, succede qualcosa. L'11 settembre del 2001 il mondo cambia e cambiano anche questi rapporti. L'euro comincia a apprezzarsi nei confronti del dollaro, per ragioni abbastanza evidenti alcune, altre sono un po' meno evidenti, e queste sono le ragioni più interessanti, perché nel frattempo succede un'altra cosa, che abbiamo uno shock petrolifero. Il prezzo del greggio comincia ad accelerare, comincia ad aumentare in maniera vertiginosa, fino ad arrivare nel luglio del 2008 al massimo di $145 al barile. Cioè, non so se è chiaro, noi abbiamo avuto tra il 99 e il 2008 lo shock petrolifero più grosso di tutta la storia del mondo recente, in qualche modo, e sostanzialmente non ce ne siamo nemmeno accorti. Nel 73 noi ci ricordiamo lo shock petrolifero, io me lo ricordo lo shock petrolifero del 73, l'ho vissuto da piccolo più o meno sulla mia pelle, le targhe alterne, la riduzione dei consumi, la riduzione dell'uso dei termosifoni, tutto, cioè ce ne rendiamo conto, ce ne siamo resi conto. In questa occasione ce ne siamo resi molto meno conto. Perché? Perché nel frattempo l'euro ci ha salvato apprezzandosi fino a 1,6 nei confronti del dollaro. Gran parte dello shock petrolifero è stata assorbita dall'apprezzamento dell'euro. Certo, un assorbimento non completo evidentemente, e infatti è per questo che noi ci siamo ritrovati insieme ad altri fattori ad avere un impoverimento. Ma noi siamo un'economia fortemente dipendente dalle materie prime, dall'energia, eccetera. Quindi lo shock petrolifero ci ha causato un impoverimento reale in termini appunto attraverso l'aumento dei costi, di cui noi in qualche modo abbiamo imputato la responsabilità all'euro. C'è un'altra motivazione per la quale sentiamo questa responsabilità dell'euro, sempre un'altra concomitanza, cioè che nel 2001 cambia il governo e abolisce gli osservatori sul changeover delle prefetture, quelli che dovevano verificare che il passaggio dalla lira all'euro fosse mantenuto entro gli ambiti di 1936,27 lire contro euro.
E questo è una sorta di invito allo scaricare, diciamo così, al cogliere l'occasione del cambio di moneta per scaricare sui prezzi finali certe appetiti in qualche modo. Questi sono i due principali elementi che porto, diciamo così, a sostegno del fatto di che cosa? Che l'opinione pubblica ha avuto una percezione della responsabilità dell'euro dovuta in realtà ad altri fattori. Secondo punto, seconda critica in qualche modo all'euro. L'euro è stato la crisi, è stato l'elemento scatenante della crisi che stiamo ancora oggi vivendo. È il responsabile della crisi. Ora, anche qui rapidamente, la crisi finanziaria 2007-2008 che nasce attraverso i mutui subprime, ormai più o meno lo sappiamo tutti, negli Stati Uniti, perché diventa la crisi dei debiti sovrani in Europa? Perché c'è l'euro? Non esattamente, non sta esattamente in questa maniera la storia. La crisi finanziaria determina un credit crunch, la diminuzione della liquidità a livello internazionale. E questa diminuzione della liquidità viene fatto fronte con un intervento di cooperazione internazionale senza precedenti anche in questo caso. Banche centrali e governi si mettono d'accordo e iniettano liquidità nel sistema. Ma questa liquidità non arriva al sistema, non arriva alle imprese, non arriva alle famiglie. Viene presa e ritesaurizzata attraverso canali di varia natura. Quindi non diventa produttiva. Perché? Perché quello che manca è la fiducia sulle prospettive. Quindi abbiamo una grande massa monetaria nel 2008-2009 che è in attesa di capire che fare. Poi arriva 2009-2010, inizio del 2010, la crisi greca, che è il detonatore della crisi dei debiti sovrani. Ed è chiaro che la speculazione capisce subito questa liquidità internazionale in attesa di qualcosa che gli dia una speranza di remunerazione, perché questa è la speculazione, non è una cosa cattiva di per sé, è gente che sta cercando di capire come remunerare al meglio i propri capitali. Ebbene, trova l'elemento fondamentale, trova una situazione di scarsa credibilità. La Grecia ha già un debito piuttosto elevato, ha già una serie di problemi di varia natura, produttività, eccetera, eccetera, e soprattutto ha una banca centrale che non è quella greca, che non può sostenerla contro la speculazione. La banca centrale sta altrove e non ha il mandato di un lender of last resort. E quindi i mercati su cosa scommettono? Scommettono sull'uscita della Grecia dall'euro. Non scommettono contro l'euro, scommettono sul fatto che la Grecia sarà costretta ad uscire dall'euro. E vogliono una remunerazione per questa eventuale uscita. Arriva addirittura al 25% il tasso di interesse sui titoli del debito pubblico greco. Quindi quando ci si chiede ma quale potrebbe essere il costo dell'uscita di un paese dall'euro, non lo so, ma per la Grecia lo sappiamo, perché i mercati l'hanno detto, il 25% almeno nell'immediato. Quindi la crisi dei debiti sovrani non dipende dall'esistenza dell'euro, ma dal fatto che il progetto viene messo in discussione, viene messa in discussione la volontà dei governi di procedere oltre l'euro, dando un mandato pieno per esempio alla BCE come lender of last resort, che è quello che invece di fatto è il compito che si è assunto in questi ultimi mesi, diciamo così, la BCE indipendentemente dal suo mandato statutario. Ricordiamoci questo, eh? Anche qui però appunto la crisi viene spacciata da politici e media perché tutto sommato è più facile come un problema esogeno, è l'euro, il problema è l'euro, qualcosa che sta fuori dalle nostre decisioni, ce lo impongono. Terzo elemento di critica, l'euro avvantaggia la Germania, questo sinceramente è quello più sconvolgente. Cioè, l'economia tedesca è un'economia sana, è un'economia altamente competitiva, è un'economia che ha avuto il coraggio, nel bene e nel male, di fare le scelte molto radicali anche per quanto riguarda il mercato del lavoro, probabilmente che sarebbero state inaccettabili o inaccettate nel nostro paese, tanto per capirci. Ma dire che l'Europa fa quello che comanda in qualche modo la Germania è veramente una mistificazione della realtà. L'Europa fa quello che dice la Germania quando non ci sono istituzioni collegiali e democratiche che decidono. L'Europa non fa quello che decide la Germania al Parlamento europeo. La Commissione europea non fa quello che decide la Germania. La BCE non fa quello che dice la Germania. La BCE negli ultimi tempi ha preso tutte le grandi decisioni strategiche degli ultimi anni contro, all'unanimità escluso, a maggioranza quindi escluso, il voto contrario del rappresentante tedesco. Qual è la morale? La morale è che la Germania fa quello che gli pare quando appunto manca
un organo collegiale in cui la Germania, insieme a tutti gli altri, si trova a decidere. Quindi no, anche lì non è la Germania che fa quello che vuole perché c'è l'euro, è perché non c'è altro oltre all'euro. L'euro ci costringe all'austerità. Qui la questione è chiaramente molto più complessa, so che ci sono posizioni radicalmente diverse dalle mie, io continuo a ritenere che il famoso dividendo dell'euro sia stato sprecato, per quanto uno possa dire che è stato più grande o più piccolo, ci sono colleghi che ne parlano in maniera ridicolizzando anche, no, questa storia del dividendo dell'euro, ma insomma noi nel 97, quando l'Italia in qualche modo decide di aderire, viene consentito all'Italia entrare da subito nell'euro, ha una diminuzione secca del 4% del tasso di interesse. E questo dividendo dell'euro, che con 120% di debito rispetto al PIL significa 4,8 punti di risparmio per il servizio del debito, e non è poco. Poi che questo dividendo dell'euro non fosse da conteggiare all'infinito, è evidente, ma almeno nell'immediato c'era un dividendo dell'euro. E che cosa invece è stato fatto dal nostro paese? È stato sprecato questa occasione del dividendo dell'euro per le solite scelte in qualche modo irresponsabili, classiche del nostro paese, cioè per sostenere la casta, per puntare, come si diceva prima col collega, su consumi collettivi, privati e collettivi, piuttosto che su investimenti collettivi, il finanziamento alla ricerca, all'innovazione, a grandi reti di comunicazione, vabbè, insomma, quello che più o meno tristemente sappiamo tutti, cioè le scelte mancate del nostro paese. Cosa succede se abbandoniamo l'euro? Anche questo grande tema della discussione, no, divulgativa e sui mass media. Io non ho la palla di cristallo e chiunque venga a dirvi che sa che cosa succede se abbandoniamo l'euro non deve essere ascoltato, a mio avviso. So che gli economisti, io sono economista, e gli economisti, noi economisti abbiamo normalmente questo atteggiamento per cui diciamo sempre che sappiamo che cosa succederà. Non è assolutamente vero, noi possiamo immaginare alcune cose. Ricordavo prima che cosa è successo però al caso greco. Ora è evidente che nel caso dell'Italia non è detto che si possa ripresentare una situazione di questo tipo, cioè non è detto che il mercato valuti del 25% in qualche modo il costo dell'abbandono dell'euro da parte dell'Italia. Quello che conta alla fine sono le aspettative e la credibilità con la quale vengono veicolati certi messaggi. Ma ecco, io non credo in qualche modo che possa essere una buona idea andare a scommettere sul fatto che siamo così bravi a essere credibili sull'alternativa, cioè sul ritorno alla nostra cara liretta, da convincere le aspettative dei mercati a non colpirci in maniera molto dura. A chi fa comodo la svalutazione? Perché anche questo dobbiamo chiedercelo, ma siamo sicuri che la svalutazione serva a qualcosa? Una svalutazione che gli stessi anti-euro giudicano nell'ordine del 30-40%, ma ammettiamo che sia il 30%. Siamo sicuri intanto che ancora oggi ci sia una domanda solvibile a livello internazionale, così desiderosa di acquistare i nostri prodotti perché il loro costo attraverso la parte del cambio è diminuita del 30% e che magari poi decresce perché le importazioni cominciano a costare di più e vengono scaricate sui prezzi. Quindi quello che guadagni da una parte attraverso le ragioni di scambio lo riperdi attraverso la minore competitività perché hai i prezzi interni maggiori dovuti all'aumento del costo delle importazioni. Non credo che ci sia questa domanda internazionale così pronta ad accettare di comprare immediatamente i nostri prodotti al 30% in meno che poi verrebbe riassorbito. E poi c'è un'altra questione fondamentale. Una eventuale svalutazione rimanda all'infinito quelle che sono delle scelte fondamentali del nostro paese. Il nostro paese è ormai 30 anni che non fa una politica industriale, ma vogliamo cominciare a fare una politica industriale seria? Vogliamo cominciare a ragionare su un nuovo modello di sviluppo? Ebbene, se ci svalutiamo non accogliamo nemmeno questa ennesima occasione. Altro elemento: le imprese che funzionano anche con l'euro forte, quelle che realizzano prodotti di qualità, hanno dimostrato che indipendentemente dal valore dell'euro riescono a esportare, e come? Certo, prodotti di nicchia, se volete, alta moda, vini, il vino, l'esportazione di vino negli ultimi 10 anni, ho fatto fare una tesi qualche anno fa, 2 anni fa, sono raddoppiate
non solo nella fascia alta, ma anche in quella, diciamo, medio-bassa. Quindi evidentemente non è un problema di prezzo, è un problema molto più complesso. Il marketing mix del Made in Italy è molto più complesso rispetto a quello della semplice perdita di qualche elemento di costo da parte della svalutazione. E poi appunto c'è il fatto fondamentale che le importazioni comincerebbero a aumentare di prezzo a dismisura. E chi è che paga le importazioni? Certo, le imprese in qualche modo importano, ma poi esportando in qualche modo riescono a rimanere più o meno allo stesso livello. Ma le famiglie? Le famiglie non esportano. Le famiglie si ritrovano soltanto i costi dell'aumento delle importazioni. Come si esce allora dalla crisi, per cercare di andare rapidamente avanti? Anche qui, come si esce dalla crisi è evidentemente una domanda troppo ambiziosa perché io possa dare una risposta, però qualche elemento vorrei sottoporlo alla vostra attenzione. Intanto ci sono delle cose che possiamo fare a livello nazionale, il che già in qualche modo ci dà forse un po' di senso, diciamo così. Tipo migliorare la qualità della spesa pubblica, tipo smetterla di utilizzare la spesa pubblica per sostenere rendite di posizione, la casta e tutto il resto, diciamoci. Non solo, potremmo fare anche un'altra cosa molto intelligente, un po' più complicata, coraggiosa, ma intelligente, che però non è possibile fare a livello unilaterale nostro, quella di trasferire alcune competenze a livello invece europeo, non riprendercele come qualcuno pensa di poter fare, darne via altre. Dove? In alcuni settori in cui non abbiamo alcun senso. Ma voi pensate, il 4% del PIL europeo viene sprecato per mantenere 28 eserciti nazionali, che non riescono nemmeno a fare un intervento lampo in Libia perché dopo 3 giorni devono chiamare Obama per chiedergli le munizioni, perché sono finite e non hanno nemmeno i quattrini per ricomprarle. Ma voi vi rendete conto di cosa stiamo facendo? Il 4% per sostenere 28 eserciti completamente ridicoli. Passiamo le competenze della difesa a livello europeo e avremo un risparmio enorme, che io non voglio quantificarvi perché è difficile quantificare, ma avremo un risparmio enorme. Sono già stati calcolati i vari costi della non Europa in vari settori, ora non sto a tediarvi con tutti gli aspetti, ma ci sarebbero veramente dei risparmi enormi. Quello che invece si può fare a livello europeo è quello un po' che accennavo prima, che non abbiamo fatto a livello italiano, cioè rilanciare una grande stagione di investimenti collettivi, di beni pubblici europei, reti di comunicazione, reti di conoscenza, investimenti sulla conoscenza, sull'innovazione tecnologica, sulle energie rinnovabili, le energie pulite. È chiaro però che per far questo occorrono quattrini, occorrono soldi. Allora, come si finanziano questi investimenti? È chiaro che a livello nazionale non li possiamo finanziare. Già abbiamo dei debiti pubblici molto elevati, soprattutto noi, la Germania potrebbe finanziarli, noi no, perché se noi cominciamo a anche eventualmente andare a finanziare questi investimenti sul nostro bilancio, ci viene chiesto un prezzo maggiore in termini di costo del servizio del debito. Quindi non è pensabile, siamo in una situazione bloccata, brutta, sono d'accordo, ma bloccata. Dobbiamo prenderne atto. Occorre rilanciare tutto questo a livello europeo. Come? Con la fiscal and borrowing capacity. Scusate se uso un termine inglese, ma è quello che normalmente viene utilizzato nel dibattito accademico e non solo, di policy making, cioè con la capacità di avere delle entrate fiscali autonome da parte dell'Unione Europea, quindi di ampliare il proprio bilancio da parte dell'Unione Europea con capacità fiscale autonoma, e quella borrowing, di prendere a prestito quattrini. Si può pensare, è stato pensato, a una tassa sulle transazioni finanziarie che non va a ripianare, come è nella proposta in discussione tra i governi, i debiti pubblici nazionali, ma va a finanziare investimenti collettivi europei. Si può pensare, come è stato proposto, a una carbon tax che vada direttamente a finanziare il bilancio pubblico europeo legata a questi tipi di investimenti. La borrowing capacity è uno degli elementi fondamentali per i quali ci serve l'euro, perché pensare di emettere degli euro bond, diciamo, a livello europeo è possibile soltanto se l'euro è forte e quindi riesce in qualche modo ad attrarre i capitali sui mercati. E qui sta la possibilità di trasformare la debolezza dell'euro in un elemento di forza. Mi avvio alle conclusioni più o meno rapidamente. Qual è quindi la situazione? La situazione è che
vi dicevo all'inizio, è stata creata l'integrazione europea come una somma di contraddizioni sempre più drammatiche. Siamo all'ultima, tra virgolette, contraddizione. Noi ci ritroviamo con un euro, che è quindi una politica monetaria che non viene più gestita a livello nazionale, che può servire per finanziare tutta una serie di cose, tra cui lo Stato sociale, ormai è delegata altrove. E abbiamo 27, 28, 17, diciamo per l'area dell'euro, 28 politiche completamente autonome, politiche economiche in generale, completamente autonome, che significa tra loro divergenti, senza un minimo di strategia complessiva comune. L'anno scorso i quattro presidenti, Commissione, Consiglio, Eurogruppo e Banca Centrale Europea, hanno scritto e pubblicato, diciamo, una roadmap che immaginava un nuovo percorso di integrazione, un ulteriore percorso dell'integrazione europea, indicando come passi successivi l'unione bancaria, che dovrebbe servire per aumentare la capacità di assicurarsi contro i rischi in qualche modo, l'unione fiscale per finanziare la crescita, l'unione economica per dare capacità di agire a queste scelte, l'unione politica per dare legittimità democratica alle scelte compiute in campo economico. Ecco, io rispetto a questa roadmap sarei molto felice di potervi dire che invece esiste una scorciatoia, perché questo è chiaro che è una roadmap difficilissima, complicata, da negoziare, da gestire e da portare avanti. Mi piacerebbe moltissimo potervi dire che c'è una scorciatoia che è usciamo dall'euro, ma non credo che questa scorciatoia, che pure è possibile, perché c'è anche chi dice che sia costituzionalmente impossibile, è una sciocchezza, si può fare. Ma credo che avrebbe dei costi esagerati rispetto all'alternativa. Abbiamo due occasioni uniche per il 2014, in realtà probabilmente ne avremo di più, ma abbiamo due occasioni uniche, i dibattiti per l'elezione europea, per l'elezione del Parlamento europeo, e poi avremo il semestre di presidenza italiana. Sono due occasioni uniche per portare nel dibattito non soltanto i mal di pancia della gente, ma delle soluzioni complesse ma realistiche al mal di pancia della gente. È un'utopia questa? Qualcuno ogni tanto mi dice che tutto questo è utopico. È più utopistico impegnarsi in un grande progetto di cambiamento della storia o pensare di poter continuare a gestire pezzi di potere ed essere anche protagonisti, diciamo così, della scena internazionale e anche del nostro futuro con le istituzioni nazionali marce, si può dire, che in qualche modo ci ritroviamo. La politica è diventata autoreferenziale anche e soprattutto perché non ha più capacità di dare risposte alla gente, perché non è più solo la politica nazionale che può dare risposte ai cittadini. Aristotele ci diceva che la polis era il luogo fondamentale, diciamo, naturale della vita democratica delle persone e che le città non dovevano rinunciare alla propria sovranità. E infatti la civiltà greca muore. Machiavelli viene preso in giro, si dice, no, gli viene risposto che l'Italia è un'espressione geografica e niente di più. E infatti l'Italia smette di essere culla del Rinascimento e entra in momenti molto bui rispetto ad altre nazioni che invece fanno una scelta completamente diversa. Ebbene, il nostro ruolo nel mondo dipende dalla nostra capacità di integrarci, di andare avanti, di consolidare le conquiste che abbiamo compiuto anche come modello per il mondo intero. La governance globale si fa solo in due modi, o con modelli egemonici, come abbiamo avuto finora, o con modelli cooperativi, modelli di condivisione della sovranità. Quando alla gente si toglie la speranza, nasce l'intolleranza, nasce la chiusura, nasce il nazismo anche. Ebbene, l'unica alternativa è rafforzare invece il processo di integrazione europea, perché è l'unica capace di dare una speranza. Noi siamo un laboratorio fondamentale, un laboratorio di una società aperta in cui tutti sono minoranza, anche i tedeschi sono minoranza. Se il nostro esperimento, quindi fatto di condivisione della sovranità, piuttosto che di sovranità assoluta ed esclusiva, fallisse, temo che torneremo indietro verso un medioevo piuttosto buio. E ho la sensazione che non ci sarà subito dietro un nuovo rinascimento. Grazie. Ringraziamo Fabio Masini per l'ottima relazione tecnica, ma facilmente comprensibile per tutti. Volevo fare degli interventi, però poi ci ho riflettuto perché come movimento volevamo dare un'impostazione
diciamo, verista alla verga, cioè non far trasparire nessuna nostra posizione, quindi aspetterò la fine e poi insieme a voi farò le domande. Quindi vi passo la parola a Luca Piras del Dipartimento SEA dell'Università di Cagliari, che dovrebbe avere anche una presentazione in PowerPoint, giusto? Sì. Ok. Buonasera a tutti, grazie di questo invito agli organizzatori. Dietro la sigla SEA sta Scienze Economiche Aziendali. Io insegno finanza aziendale alla Facoltà di Economia di Cagliari. Non è irrilevante questa precisazione perché il mio intervento sconterà un approccio microeconomico al problema. Vediamo. Allora, comincerei la mia presentazione con questa frase tratta dal libro per ragazzi Alice nel Paese delle Meraviglie: se non sai dove stai andando, qualunque strada ti ci porterà. Mi sembra abbastanza emblematico perché questo un pochino rappresenta l'approccio che nella gente comune si sta sviluppando con riferimento al tema dell'euro. Detto questo e premettendo che condivido totalmente quello che abbiamo appena sentito dal professor Masini, io vorrei presentarvi alcuni dati. È successo? Ah. Okay. Alcuni dati econometrici molto complicati, ma che danno una visione abbastanza chiara del punto di dove voglio arrivare io. Qui vorrei capire un pochettino. Ok. Ecco qui. Il fatto che fossero complicati era ovviamente una battuta. Questo è il risultato in termini di vite umane che è stato generato dal primo conflitto mondiale. Al di là dei numeri a 6 zeri, quindi che esprimono i morti in milioni di individui, è interessante vedere forse la percentuale delle vittime rispetto ai mobilitati. La Russia, che ha mobilitato circa 12 milioni di uomini, ne ha perso il 76%. Questo è un dato, direi, piuttosto inquietante. Andiamo al secondo conflitto mondiale. Ci sono una serie di paesi, anche qui, guardate un pochettino, le vittime ogni 1000 abitanti sono cifre a dir poco impressionanti, soprattutto quelle della Germania, quelle della Polonia, quelle dell'Unione Sovietica. Tutto questo mi serve per dire che cosa? Per dire che il processo di integrazione europea è nato proprio sulla spinta di queste grandissime tragedie. Nei due millenni che hanno preceduto lo scoppio dei conflitti mondiali del secolo scorso, i paesi dell'Europa, che adesso fanno parte dell'Unione Europea, non hanno mai conosciuto un periodo di pace che fosse più lungo di 20 anni, forse, una cosa del genere. Noi stiamo vivendo un periodo di pace che dura ormai da quasi 70 anni. Allora, il processo di integrazione europeo è iniziato proprio con l'obiettivo di rendere impossibile lo scoppio di conflitti così devastanti nel territorio europeo. E io annovererei questo tra i successi del processo di integrazione europea. Credo che sia, al di là di ogni ragione, poi la possiamo vedere anche dal punto di vista no, che cosa è successo nuovamente? Ok.
La possiamo vedere anche dal punto di vista economico, per capire che cosa ha generato in termini di, appunto, impatto economico il susseguirsi di simile tragedia, però questi sono calcoli forse troppo complicati e comunque ci portano fuori strada. Allora, premesso che secondo me l'economia non è la matematica che la descrive, perché sarebbe come dire che l'amore e una poesia d'amore fossero la stessa cosa, io vorrei partire dal presentarvi questo grafico. Questo grafico rappresenta una distribuzione statistica. Una distribuzione statistica normale, come si chiama in gergo. Che cosa ci dice questa cosa? Ci dice che, data una serie di eventi di un certo tipo, se sono sufficientemente numerosi e distribuiti in modo sufficientemente casuale, la metà di questi eventi sta da una parte e l'altra metà sta dall'altra parte della media. La media cosa rappresenta? Rappresenta quelle che gli economisti amano chiamare nei loro modelli le aspettative. Ora, le aspettative sono un fatto assolutamente importante, perché nei modelli economici si dà molto per scontato che le aspettative rappresentino effettivamente l'idea che tutti i cittadini hanno, tutti gli operatori di mercato hanno, rispetto a un certo fenomeno. Beh, invece la realtà è solitamente un pochino più complessa di così, tant'è che, siccome questo tipo di rappresentazione non soddisfa più di tanto, allora i matematici e gli statistici si sono affannati nel svilupparne di più articolati, di più complessi, di più simili a quelli che loro chiamano la realtà. Peccato che la realtà finisca per essere sempre uno o due passettini oltre, uno o due passettini avanti. Per cui qualunque formula, anche la più sofisticata, ci dà un'idea, ci dà una direzione, ci può dare dei suggerimenti di policy, salvo che poi vengano effettivamente resi operativi, ma non ci dice assolutamente che cosa succederà fra due o tre passi. L'altro grafico che vi volevo far vedere è questo. Questo rappresenta la funzione di utilità, che è un altro grandissimo, importantissimo concetto in economia, cioè si parte dal presupposto che, date che le aspettative degli individui sono di un certo tipo, quelle che abbiamo visto prima, un individuo più è ricco e più trae utilità da questa ricchezza. Poi qualcuno ha detto, no, guardate che oltre un certo livello di ricchezza questa utilità si riduce e quindi la funzione è, come si suol dire, decrescente. Però questo grafico rappresenta una funzione di utilità più recente, espressa in termini di valore, è suggerita non da un economista, nonostante abbia vinto nel 2002 il premio Nobel per l'economia, ma da un sociologo e psicologo, Daniel Kahneman, il quale, osservando la realtà, dice: il punto in cui si incrociano gli assi è lo status quo, cioè è la situazione in cui noi ci troviamo, che è una situazione che può essere comoda o scomoda, è irrilevante questo. Dopodiché dice, vediamo un pochettino quali possono essere le modifiche alla situazione iniziale, che cosa comporta nell'atteggiamento complessivo degli individui. Se le condizioni migliorano, gli individui tendono a ridurre la loro capacità di assumere rischi, di assumere responsabilità. Cioè, in altri termini, migliore è la propria condizione, può essere espresso in termini di condizione economica, ma anche di posizione sociale. Pensate voi al parametro che preferite, insomma. Maggiore, migliore è la sua posizione, minore sarà la sua propensione ad assumersi rischi e responsabilità nell'evoluzione di questa situazione. Io sto bene, mi trovo in una situazione di vantaggio, perché dovrei fare qualcosa che anche lontanamente mette in discussione la mia posizione? Quindi c'è una avversione al rischio incredibilmente elevata. Preferiscono stare fermi piuttosto che fare qualunque altra cosa. Ora, quello che non abbiamo visto nel grafico precedente
E l'altro lato della medaglia, the dark side of the moon, il lato oscuro della luna, no? Cioè la situazione in cui un individuo si trova a dover valutare situazioni peggiorative. Allora noi vediamo che man mano che la situazione peggiora, gli individui, e ci sono dati statistici robustissimi a questo proposito, mostrano una straordinaria propensione ad assumersi rischi aggiuntivi. L'atteggiamento è sostanzialmente o la va o la spacca. Okay? Se va bene ho migliorato la mia soluzione, la mia situazione, se va male, non sarà poi così tanto peggio di come stiamo andando adesso. Ora, questo non è economia, non è niente, questa è la natura umana. E poiché questa è la natura umana, ma la natura umana condiziona fortemente le decisioni sia individuali che collettive, o impariamo a tener conto di questo aspetto, oppure noi corriamo il rischio di assumere decisioni che, lungi dall'essere razionali, rischiano di rispondere invece proprio alla, diciamo, agli aspetti più profondi e più arcaici del nostro modo di risolvere i problemi. Detto questo, io mi sono interrogato sull'origine della crisi. Vengo dalla Sardegna e questo ha in qualche modo condizionato il mio approccio al tema, posto che nella mia terra la crisi si sente in modo davvero violento. Interrogato sul perché una certa grande fabbrica avesse deciso di chiudere i battenti in Sardegna, mettendo per strada un paio di migliaia di operai, sono andato ad analizzare la situazione di questa azienda per capire se effettivamente il problema che questa impresa denunciava fosse reale. E fatalmente sono incappato su ciò che ci ha detto poco fa il professor Masini. Cioè, lungi dall'essere in una situazione di crisi, questa azienda stava accumulando, è vero globalmente, non soltanto in Sardegna, in Europa, ma stava accumulando una quantità di risorse monetarie in forma liquida che era a dir poco inquietante. Vi do due parametri molto veloci. L'intero bilancio della regione Sardegna per il 2014 è di poco meno di 6 miliardi e mezzo. Le sole risorse liquide di questa azienda ammontavano, un anno e mezzo fa, a circa 28 miliardi di dollari. Facciamo anche un cambio penalizzante, stiamo parlando di pesi talmente sbilanciati che nessuna amministrazione regionale avrebbe potuto in qualche modo fare la voce grossa o comunque pestare i pugni sul tavolo. Perché questa azienda da sola si può comprare la Sardegna 4-5 volte così. E attenzione, senza disinvestire, con le risorse liquide che avevano già in tasca. Okay? Con questo cosa voglio dire? Voglio dire che l'accumulo, la tesaurizzazione di cui ci ha parlato il professor Masini è un problema reale, perché quando ci chiediamo dove sono andate a finire le risorse, bene, lo sappiamo, sono andate a finire nelle grandi corporation globali. Stiamo parlando per esempio delle prime 12 società quotate a Wall Street, che sono le prime 12 che vedete nel famoso e famigerato indice S&P 500, che sempre soltanto in termini di liquidità disponibili potevano serenamente intervenire nel momento peggiore della crisi spagnola e comprarsi, ripeto, senza disinvestire neanche un euro, comprarsi l'intero sistema bancario spagnolo. Tenete presente che in virtù di una serie di politiche che sono state portate avanti in Spagna negli ultimi 10 anni, il sistema bancario spagnolo ha un peso rilevante nel contesto europeo, cioè molto più rilevante di quanto l'economia spagnola non sia rilevante nel contesto europeo. Okay? Detto questo, non è che le risorse sono state bruciate, come vedete scritto, la crisi in Europa, mentre la crisi negli Stati Uniti ha avuto ragioni sostanzialmente di tipo economico, la crisi in Europa e il permanere della crisi ha ragioni soprattutto politiche, dal mio punto di vista.
E dipendono queste ragioni dal tipo di scelta che hanno generato, dal tipo di scelte che hanno generato distorsioni terrificanti. Cioè, in altri termini, le scelte che sono state fatte a livello di singoli paesi nazionali, e in particolar modo, mi duole dirlo, nel nostro paese, sono state scelte che al fine di preservare le posizioni, se vi ricordate il grafico precedente, no? Le posizioni di coloro che erano nell'area dei guadagni, hanno portato a fare scelte assolutamente poco rischiose, passatemi questo termine, poi non è il più idoneo forse, ma che hanno di fatto compresso la possibilità per il paese, che invece ha sempre avuto grandissime risorse, di uscire da questa situazione. Due parole sul sistema produttivo italiano. Abbiamo la terza economia industriale europea, però l'economia industriale italiana rispetto al resto dei partner europei ha dei vantaggi competitivi che sono assolutamente impagabili. Uno di questi vantaggi è la incredibile diversificazione. Cioè, noi abbiamo un patrimonio chiamiamola varietà, le varietà biologiche della nostra industria sono qualcosa di assolutamente fenomenale. Allora, questa varietà consente al sistema industriale italiano di avere una robustezza intrinseca fenomenale. Ma se noi, in assenza totale di una politica industriale negli ultimi 20 anni, impoveriamo questo tessuto, inducendo le imprese ad andare a produrre all'estero, perché magari sono ossessionate da, vogliamo dire, una pressione fiscale eccessiva? Non diciamolo, la pressione fiscale è eccessiva, però diciamo che va anche bene questa pressione fiscale, ma da un contesto complessivo di istituzioni assenti oppure vessatrici in termini di burocrazia, una difficoltà nel reperire presso le università e presso le varie istituzioni di formazione le professionalità da immettere immediatamente nel circuito di lavoro per tutta una serie di normative incredibili. Piccolo esempietto di avantieri, un amico imprenditore mi ha chiesto un giovane informatico, ne hai uno sveglio, lo assumo subito a tempo indeterminato. Ho detto: non ce l'ho sotto mano, prendo il telefono e chiamo il preside di un istituto tecnico della mia città che produce questo tipo di professionalità. Gli ho esposto il caso, risposta: la legge sulla privacy mi impedisce di darle i nomi. Apprezzo il silenzio perché è stato anche il mio, non ho neanche salutato, ho chiuso il telefono e ho detto basta così, non c'è via di uscita, ok? La spesa pubblica. Allora, a proposito di occasioni mancate, il famoso dividendo di cui abbiamo sentito parlare poco fa poteva avere una marea di utilizzi, poteva avere degli utilizzi sociali di brevissima durata. Poteva essere impiegato per investire in un futuro sviluppo del paese. Poteva essere fatta anche un'altra operazione molto semplice, molto molto semplice, e che di lì a 4-5 anni avrebbe consentito di innescare una sorta di automatismo, non proprio un automatismo ma quasi, che avrebbe fatto un gran bene al paese. Cioè, noi abbiamo rinunciato a ridurre il debito pubblico. Guardate, noi ci abbiamo rinunciato proprio per la ragione per la quale invece non avremmo dovuto rinunciare. Cioè, siccome i tassi erano bassi, il debito pubblico è stato lasciato crescere. Invece che approfittare dei tassi bassi per utilizzare il risparmio negli interessi e ridurre il debito, noi oggi ci saremmo trovati con dei parametri di assoluto vantaggio che ci avrebbero per esempio messo al riparo da tutte le critiche che ci vengono dall'Eurotower, da Bruxelles e via di seguito.
Possiamo fare anche un'altra piccola nota un po' polemica sulla spesa pubblica improduttiva. Credo ci siano state 3 o 4 commissioni parlamentari, governative, eccetera, che hanno misurato la spesa pubblica improduttiva. Qui i miliardi ballano, tra i 250 e i 300 miliardi. Facciamo finta che siano soltanto 200, ok? E immaginiamo che nei 10 anni ormai in cui l'euro è attivo e quindi possiamo usufruire di questo sconto sugli interessi, immaginiamo di aver potuto utilizzare almeno una parte di queste risorse proprio per ridurre la dimensione del debito. In 10 anni a colpi di 100 miliardi l'anno? 200 miliardi di spesa improduttiva, ne utilizziamo solo la metà per ridurre il debito. Oggi in che situazione ci saremmo trovati? Ci saremmo trovati nella situazione di poter attivare processi assolutamente espansivi, quindi politiche estremamente efficaci in termini di sviluppo, che invece, come ci spiegavano prima, non siamo assolutamente in grado di fare e siamo punta a capo. 80-90 miliardi l'anno solo di interessi, un debito che non può crescere, non si riesce a ridurlo, cioè ci siamo bloccati con le nostre stesse mani. Di qui si arriva appunto alla politica fiscale e al rigore. Okay? Ora è veramente difficile in una situazione come questa trovare delle soluzioni che abbiano una massa critica realmente efficace. Allora che cosa fanno le istituzioni nazionali che chiedono la fiducia ai propri cittadini? Una volta ottenuta questa fiducia non si fidano più dei cittadini e non fidandosi più dei cittadini arrivano a trasformare nel contesto della politica fiscale del paese imposte che fino a 1 o 2 anni fa erano imposte sul reddito, spostano quel gettito su imposte che non sono più sul reddito. Cioè trasformano delle imposte sul reddito in imposte patrimoniali. Facendo così che cosa? Andando ad aggredire una ricchezza certa e quindi facendo cassa entro certi limiti, ma costringendo e riducendo ulteriormente la possibilità dei cittadini di autonomamente provare a riattivare processi di crescita e processi di sviluppo economico. Un pochettino la lista di tutto ciò che non avremmo voluto vedere e che invece abbiamo visto. Tornando un pochettino al linguaggio degli analisti, degli economisti, insomma, quando noi ragioniamo nei termini della funzione di utilità che abbiamo visto in precedenza, la prima, quella, avrete notato che aveva uno sviluppo unicamente verso la crescita, cioè interessava esclusivamente la parte dei guadagni. Questo è ovviamente un errore, perché un sistema come il nostro oggi è ovviamente molto più sensibile alle perdite che non ai guadagni, posto che il miglioramento della situazione è affidato esclusivamente, e utilizzo espressioni che ascoltiamo quotidianamente sui telegiornali, è affidato unicamente alla capacità del governo di riagganciare pur timidamente la crescita che negli altri paesi europei stanno iniziando a vedere. E non mi ricordo se stamattina o ieri notte ho sentito che la Spagna è ufficialmente fuori dalla recessione. Ora, tutto questo sarebbe vero in linea teorica se ci fossero degli spazi di manovra. Poiché gli spazi di manovra non ci sono, il paese è da un lato esposto in maniera drammatica a quelli che oggi anche nel linguaggio comune si chiamano i cigni neri, e dall'altro non ha nessuna possibilità di correre appresso ai cigni bianchi. Il risultato è banalmente questo: se succede qualcosa di buono noi non ce ne accorgiamo, se succede qualcosa di cattivo siamo i primi a pagarne le conseguenze, e tutto dipende da questa asimmetria che si è generata proprio per effetto dell'irrigidimento
no, scusate, dell'irrigidimento delle condizioni generali del paese. Quindi c'è una simmetria che ci lascia completamente esposti agli aspetti negativi e non ci consente di intervenire su quelli, di cogliere quelli positivi. E questo mi costringe a ritornare ai modelli mentali che sono propri della natura umana. E quindi cosa succede? In Italia poi siamo bravissimi, noi rimuoviamo dai nostri schermi radar i cigni neri. Perché? Perché sono statisticamente rari. Verissimo. Sono talmente rari che negli ultimi 15 anni ne abbiamo acchiappato ben 3 o 4 di dimensioni globale. Il che significa che i cigni neri sono rari in condizioni in cui i contesti sociali, politici ed economici evolvono lentamente, maturando lentamente le loro linee evolutive, appunto. Ma nel momento in cui noi ci troviamo ad avere a che fare con una società che è sempre più globalizzata, sempre più veloce nel integrare le innovazioni che arrivano da tutto il mondo, è chiaro che questi tempi si ravvicinano molto e quindi la frequenza dei cigni neri rispetto al totale degli eventi che possono essere considerati statisticamente continua ad avere, come dire, a godere dell'attributo della rarità, ma sono molto più frequenti. Ed essendo molto più frequenti, chi è, come il nostro paese, in una situazione di esposizione asimmetrica, se li becca tutti, banalmente se li becca tutti, cioè a fronte di una rarità statistica nell'evento particolarmente negativo c'è la certezza matematica che un paese come il nostro se li becca tutti in mezzo al naso. Questa asimmetria noi la soffriamo perché siamo un paese fragile e siamo un paese fragile perché siamo stati, è un paese che è stato orientato alla fragilità, è stato orientato a una società che ha preferito percorsi semplici, agevoli, piuttosto che percorsi che magari presentavano qualche probabilità di qualche piccolo inciampo. L'elenco sarebbe lunghissimo. Vogliamo fare un esempio che riguarda le microimprese? La legge sul fallimento. Noi abbiamo un testo unico sul fallimento in Italia che è semplicemente folle. Perché il fallimento in Italia, come in Giappone, equivale, il fallimento di un'impresa equivale al fallimento dell'individuo. Al fallimento dell'individuo non in quanto imprenditore, ma in quanto individuo. Cioè si è sviluppata una cultura della proprio questo, del trasferire sull'individuo la responsabilità e il biasimo sociale di un eventuale fallimento nella vita lavorativa. Bene, possiamo fare il giro del mondo in 20 minuti se volete. Ovunque ci sia una legislazione sul fallimento diversa dalla nostra e da quella del Giappone, le imprese fioriscono. Fioriscono e si sviluppano. Vi proietto questo soltanto per ricordarvi la rappresentazione grafica del mio ragionamento. Che fare? Vado velocemente alla conclusione. Senz'altro rafforzare l'Unione Europea in chiave politica e non soltanto economica. Ce l'hanno appena detto in modo molto efficace, ma l'euro funziona male semplicemente perché non ha tutte le leve a disposizione. Agire sul debito, questo riguarda il nostro paese. Questa è una scelta da fare.
è una scelta da fare ed è da fare oggi. Sarebbe stata da fare la settimana scorsa, quando è stata approvata la legge di stabilità. Bisogna ridurre il debito. Adesso non è più un'opzione, è una cosa da fare e basta. Non è più sopportabile. Ovviamente agire sulla spesa pubblica in chiave funzionale. Cioè la spesa pubblica non deve essere organizzata come è organizzata adesso, e cioè tutto quello che è stato speso l'anno scorso deve essere rispeso quest'anno. Cioè se io l'anno scorso ho finanziato, non lo so, il circolo culturale dei reduci della Prima Guerra Mondiale, anche quest'anno devo rifinanziare il circolo culturale. Ecco, non è così che si fa spesa pubblica funzionale. La spesa pubblica deve andare dove serve la spesa pubblica. E oggi io credo che sia evidente a tutti dov'è che serve la spesa pubblica. Serve a ridurre la disperazione collettiva del nostro paese. Poi gli strumenti per farlo possono essere i più diversi, i più o meno populisti, più o meno significativi dal punto di vista quantitativo, ma quella è la direzione da prendere. Tutto qui. Ci sono soluzioni tecniche semplici e soluzioni tecniche più complesse. Il mio maestro mi accolse nel suo dipartimento e dopo la prima settimana in cui io non avevo idea di che cosa fosse lavorare in un dipartimento universitario, ero non scoraggiato ma veramente molto stanco, e lui mi guardò e mi disse una frase, mi disse: per aspera ad veritatem. Non la capii subito, devo dire la verità, ma il senso credo che fosse il seguente: le soluzioni semplici, quelle facili, quelle che magari danno un consenso politico immediato, quelle che magari garantiscono la rielezione, difficilmente hanno un valore strutturale, mentre noi invece abbiamo bisogno di soluzioni strutturali. Le famose riforme di cui si parla da probabilmente da 25-30 anni, che nessuno ha mai avuto il coraggio politico di fare. Beh, sono quelle che servono. Quindi tra la via facile e la via giusta, in Italia si è sempre imboccata la via facile. Personalmente io sarei per la via giusta, e la via giusta include certamente l'euro, lo include in modo inequivocabile, anche perché questi grafici che rappresentano le ipotesi su come evolverebbe la situazione nel caso di un'uscita dall'euro per il nostro paese, ora ve li sto passando velocemente perché non sono mai particolarmente divertenti. Vi dico soltanto che in linea di massima tutte le curve che vanno verso l'alto sono di parametri positivi, quelle che vanno verso il basso sono di parametri negativi. Cioè la disoccupazione viene rappresentata in discesa, mentre la crescita del PIL è sempre in crescita verticale. Bene, la simmetria e l'esposizione asimmetrica ai cigni neri del nostro paese non ci consentono minimamente, neanche con le più sofisticate tecniche econometriche, di arrivare a questi grafici. Perché il cigno nero arriva, e noi ne subiremo tutte le conseguenze. Grazie. Ringraziando anche Luca Piras, facciamo un break di 10 minuti, mettiamo tutte le informazioni nelle giuste cartelle e poi riprendiamo. Allora, dunque, intanto io ritengo molto azzeccato il titolo del convegno, perché dice Europa ed Euro, opportunità e schiavitù, intanto distingue tra Europa ed Euro, e poi c'è l'opportunità e la schiavitù. Dirò già la mia risposta, cioè l'euro è un'opportunità, l'Europa così com'è è una schiavitù. Vorrei però andare molto lontano. Nel 1551 un agente di commercio, Thomas Gresham, enuncia una legge che diventerà poi famosa,
la legge di Gresham sulla moneta. Gresham dice la moneta cattiva scaccia quella buona, perché tutti tendono a tenersi la moneta buona e a cercare di usare e di far fuori la moneta cattiva. E la moneta cattiva dell'epoca soprattutto era quella che, come erano monete diciamo di argento o di oro, che venivano dal principe, dallo stato dell'epoca, tosate, come si dice, venivano grattate in modo di diminuire il peso e prenderne una parte. La tosatura oggi si chiama inflazione, ma c'è sempre il desiderio di fare la stessa cosa. Negli anni Ottanta la lira era una moneta cattiva, si svalutava continuamente, chi poteva portava i suoi risparmi all'estero, chi operava in Italia doveva pagare interessi elevatissimi, e se qualcuno doveva fare un prestito richiedeva interessi elevatissimi. Lo Stato doveva pagare sui suoi titoli tassi minimi dell'ordine del 14-15% per pagare il suo debito. Così pure chi chiedeva un mutuo per la casa, così pure un comune per poter costruire una scuola o altre opere pubbliche. L'Italia quindi rimase indietro nelle infrastrutture, poi parliamo dei disastri dell'ambiente, non abbiamo fatto gli investimenti pubblici, il deficit pubblico saliva al 10%, soprattutto a causa anche del fatto che dovevamo pagare questi altissimi tassi di interesse e che quindi questo portava questo deficit a un'accumulazione del debito che ancora oggi ci troviamo. Le imprese che esportavano potevano giovarsi in un primo momento, come ha già detto Masini, della svalutazione, ma dato che aumentavano corrispondentemente i prezzi delle importazioni, soprattutto del petrolio, non si riorganizzavano, cioè pensavano di avere un vantaggio. Non si riorganizzavano, perdevano competitività e oggi sono sparite. Mentre invece i paesi che avevano la moneta forte costringevano le imprese a riorganizzarsi, a fare ricerca e innovazione, e adesso questi hanno le imprese. Condivido che noi abbiamo le piccole imprese, ma le piccole imprese senza le grandi a fianco non funzionano. E oggi molte piccole imprese italiane funzionano perché sono collegate con le grandi imprese tedesche, e nell'export tedesco c'è l'export italiano, ma deve passare attraverso una grande impresa capace di aggredire i grandi mercati, perché nessuno può andare su mercati come l'India e la Cina da solo con la borsa. Quindi, diciamo, con l'adozione dell'euro l'Italia ottenne un enorme beneficio. Si riaprirono i mutui sulle case, poi perché in quell'epoca era difficilissimo avere un mutuo sulla casa, se lo si dava era per 10 anni e il tasso di interesse era il 15%. Si ricominciò a far, diciamo, creare le opere pubbliche e si ridusse drasticamente il deficit annuale, perché gli interessi si abbassarono notevolmente. Gli italiani, invece di cogliere questo qui per riorganizzare l'economia, si illusero di essere, o forse furono illusi, nel paese di Bengodi. E quando il mondo cambiò per la crisi finanziaria, ritornarono i dolori causati dagli alti tassi di interesse, lo spread. Infatti lo spread sui titoli tedeschi passò dallo 0,5 al 5%. Noi pagavamo, diciamo, lo 0,5 più della Germania. Quando pagavamo lo spread era 560, vuol dire che pagavamo il 5,6% in più. È chiaro che quindi, diciamo, ci siamo trovati in un momento molto difficile. Però io vorrei fare invece due tesi molto controcorrente. La prima, che comunque tecnicamente il ritorno alla lira è impossibile. Si possono fare altre cose ma non tornare alla lira. Seconda cosa, che la battaglia sull'euro è stata vinta e che quindi è una cosa che ci dobbiamo mettere alle spalle e dobbiamo guardare alla prossima battaglia, non a quella precedente. Se si profilasse di nuovo la possibilità di abbandonare l'euro per tornare a una moneta, che ovviamente ha come presupposto che si svaluta, i risparmi fuggirebbero di nuovo all'estero, i tassi salirebbero, non sappiamo se al 25%, ma al 15% sicuramente, le imprese pagherebbero carissimo il loro finanziamento. Anche nei momenti più difficili della crisi greca, la larghissima parte dei cittadini greci voleva mantenere l'euro, conscia dei costi altissimi del ritorno alla moneta nazionale. Leggo in uno dei libri che dice, che propugna
l'uscita dall'euro, che questa cosa andrebbe fatta di sorpresa, ed è giusto, cioè solo se io faccio una sorpresa, un blitz. Ma cosa vuol dire fare il blitz? Vuol dire che io la sera dichiaro che dal giorno dopo non è più l'euro la nostra moneta, che c'è la lira, devo aver messo nel frattempo tutte le frontiere, di nuovo tutte la guardia di finanza eccetera, che non ho più, ma nella notte devo farlo, perché è chiaro che la gente il giorno dopo porterebbe via questa roba. Ma questa cosa l'abbiamo già vista 2 anni fa, nell'agosto, diciamo, di 2 anni fa, si vedeva chiarissimamente, i depositi sparivano, la gente portava via i soldi, li porterebbe via. Allora è certo, io lo posso fare a costo di introdurre una limitazione molto forte, un'enorme limitazione di libertà. Dal giorno dopo i cittadini italiani non sono più liberi di andare all'estero, non possono più fare operazioni con l'estero, se devono fare un viaggio per andare a trovare il figlio che fa l'Erasmus, devono compilare un modulo e andare all'ufficio italiano dei cambi. Quando io ero giovane era così, era così. Allora, è chiaro, non si fa, quindi è inutile. In ogni caso, qualora noi volessimo uscire dall'euro, non torneremo alla lira, ma come minimo torneremo a 2 monete, una per la moneta dell'Italia del Nord e l'altra dell'Italia del Sud, perché al Nord si scatenerebbe un movimento che non accetta questa cosa qui. E abbiamo già avuto il precedente, quando si parlava dell'ingresso della lira nell'euro, in cui c'erano... Bossi disse: se non entriamo nell'euro, noi della Padania ci entriamo, perché la nostra economia è talmente integrata con quella tedesca che non ce lo possiamo permettere. Quindi come minimo torneremo a 2 monete. Ma io penso che questa cosa qui è una cosa che è inutile discutere, perché non si può fare. Non si può fare perché oramai c'è la libertà di movimento. I nostri giovani sono in giro. Voi pensate di bloccare la gente? Certo, possiamo fare come l'Argentina, ma l'Argentina è un paese arretrato che ha fatto, diciamo, queste manovre, ha svalutato anche il suo debito, su cui poi... E oggi si ritrova in una situazione drammatica, di nuovo, drammatica. Perché? Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare avanti. Vorrei però parlare, diciamo, perché il problema dell'euro è alle nostre spalle. Intanto dico, perché si è parlato di crisi dell'euro anni fa, invece di crisi della Grecia? La città di Detroit è fallita, nessuno ha detto che Detroit doveva uscire dal dollaro. La finanza internazionale, ne ha accennato Masini, ha giustamente pensato che dietro all'euro non vi era un governo federale, simile a quello che vi è dietro al dollaro degli Stati Uniti, e che quindi era possibile spaccare l'euro. È chiaro che l'uscita della Grecia era togliere un mattone. Tolto quel mattone, cadeva il secondo mattone il Portogallo, il terzo mattone la Spagna, il quarto noi, e l'euro era finito. E questo era un grande sollievo per la finanza internazionale, grandissimo sollievo. Chi è intervenuto in quella fase ad aiutarci? La Cina. Cosa disse la Cina? Compro io il porto del Pireo, vi do dei soldi. Vengo io in Portogallo a darveli. Perché se l'euro fosse sparito, sarebbe rimasta una sola moneta internazionale, il dollaro, con cui tutti avrebbero avuto a che fare, e gli Stati Uniti avrebbero potuto continuare a finanziare a bassissimo costo il loro debito, scaricando attraverso l'inflazione su tutto il mondo e non su loro. La prova è che oggi la crisi si è spostata dall'Europa agli Stati Uniti. Dov'è che si discute del debito? In Europa o negli Stati Uniti? È negli Stati Uniti. A febbraio dovranno ridiscutere il problema. Chi ha il fiscal compact che noi abbiamo? Ma gli Stati Uniti chi è che l'ha imposto? Il Tea Party, che dice basta debiti. Quindi per fortuna la crisi è ritornata da dove è partita, cioè tocca loro adesso, perché gli Stati Uniti non possono permettersi di continuare a fare il debito che fanno alle spese di tutto il mondo. Il mio maestro, il grande economista internazionale Robert Triffin, diceva: il sistema monetario internazionale va chiamato come scandalo monetario internazionale. I poveri finanziano i ricchi. Cinesi risparmiano perché gli americani possono consumare. Questa è una cosa che non può reggere, e infatti non regge. L'Europa ha reagito quindi all'attacco, non solo diciamo l'aiutata alla Cina, ma che cosa ha fatto per reagire? In modo molto confuso, in ritardo, eccetera, ha fatto 2 cose, che erano le 2 cose necessarie. La prima
è stato istituito prima, adesso non entriamo nelle cose terminologiche, diciamo, prima è stato fatto il programma per la Grecia, poi è stato fatto un programma che doveva riguardare più paesi, l'European Financial Stability, e poi tutto questo è stato consolidato in una struttura che si chiama Meccanismo Europeo di Stabilità, proposta della Germania. Solo un tedesco può proporre meccanismo, che riguarda, fa pensare all'industria. Comunque, cosa dice il Meccanismo Europeo di Stabilità, l'European Stability Mechanism? Che uno Stato che ha bisogno, in caso di difficoltà, il meccanismo gli presti i soldi. E c'è anche un'idea del tasso di interesse, dice con uno spread massimo di 200 punti, del 2%. Noi oggi paghiamo 350, se andassimo alla European Stability Mechanism pagheremo il 2, a condizione ovviamente di dire che non prende questi soldi, li butta in un pozzo nero, ma fa le operazioni che sono state dette, cioè si riassetta, riduce il debito, eccetera. Il Meccanismo Europeo di Stabilità ha un capitale versato, cioè sottoscritto, di 700 miliardi. Il Fondo Monetario ha un capitale di 400 miliardi. È la più grande istituzione finanziaria internazionale che sia stata creata. Il Meccanismo Europeo di Stabilità può prestare, se voi leggete, eccetera, fino a 700 miliardi. Dato che tra Grecia, Portogallo, Irlanda ne ha già prestati 250-300, si dice ha una capacità di 300-400. Per un paese che ha 2.000 miliardi di debiti sono pochi. Non è vero, perché il Meccanismo Europeo di Stabilità può arrivare fino a oltre 4.000 miliardi senza passare dal Parlamento tedesco. Il Parlamento tedesco ha già autorizzato. Certo, per passare su quello bisogna che sia d'accordo, ovviamente, i principali soci, sostanzialmente la Germania e la Francia, ma si può. Ed è chiaro che dal momento che c'è questo meccanismo, la speculazione ha cominciato ad arretrare, perché se andava troppo avanti sapeva che e siccome ha già perso tanti di quei soldi speculando contro l'euro, e quindi è lì che si lecca le ferite, adesso è tranquilla. La seconda decisione è stata quando il presidente della Banca Centrale Europea, a luglio dell'anno scorso, perché era chiaro che era stato preparato in agosto l'attacco finale all'euro, ha dichiarato che la BCE avrebbe fatto whatever it takes, tutto quello che era necessario per difendere l'euro. L'estate è passata, l'attacco è finito, come dicevo adesso stiamo a discutere il problema del dollaro e non il problema dell'euro. Adesso, se voi vedete, sono successe intanto due cose. La prima, molto importante, Grecia, Portogallo, Spagna e Italia, che 4 anni fa avevano un deficit della bilancia dei pagamenti, cioè importavano beni e servizi più di quanto esportavano, sono al pareggio e l'Italia è già in surplus. La Grecia è in pareggio, cioè questo vuol dire che siamo ritornati al punto in cui si consuma quello che si produce. Era chiaro che si dice che in Grecia il tenore di vita è sceso del 40%, ma nessuno dice che nei 10 anni che erano entrati nell'euro era salito del 100%. Probabilmente una quota era fasulla, si è dovuta cancellare, perché appunto nessun pasto è gratis. Se io i beni non li produco, non li produco stampando la moneta, Cioè quello che posso fare è aumentare il prezzo dei beni stampando la moneta, ma non produrre altri beni. Allora, arriviamo però al punto centrale. Quindi io penso che l'euro è un'opportunità. Come ce la giochiamo? Allora, prima cosa, noi dobbiamo portare lo spread sotto l'1%, sotto i 100 punti. Oggi siamo al 3,5%. Sapete, allora, quando c'è stato l'attacco del debito sovrano, perché il mercato dice quel debito che fino al giorno prima non preoccupava nessuno diventava insostenibile? Perché se il paese doveva pagare il 7-8% di tasso di interesse, è chiaro che non ce l'avrebbe fatta. Allora, se noi manteniamo, andiamo su questo ritmo del 3,50 di 350 punti di spread, nel giro di pochi anni, diciamo, avremmo un maggior onere rispetto a uno spread di 100 di 50 miliardi l'anno.
cioè la nostra prospettiva è questa qua. Noi possiamo risparmiare con lo spread, portandolo all'1%, 350, cioè 50 miliardi l'anno. Un punto sono 20 miliardi, no? Due punti e mezzo sono 50 miliardi. 50 miliardi, di cui voi capite. Allora, prima cosa, viene offerta una seconda opportunità di avere il tasso basso, non sprechiamola questa volta, non sprechiamola. Però è chiaro che, io dico, allora guardiamo al problema. Cioè, chi parla del problema dell'euro parla di una cosa, intanto non si spezza. La speculazione internazionale ha capito che non ce la può fare. Se ci fossero difficoltà, ci sono in piedi i meccanismi, però allora qual è il problema oggi? Il problema oggi è la disoccupazione. Il problema non è, diciamo, l'euro, è la disoccupazione. Cioè il problema è come si risolve il problema della disoccupazione. Allora io dico, l'Europa è una schiavitù. Io dico sì, quando l'Europa deve decidere all'unanimità, l'Europa è una schiavitù. Apparentemente sembrerebbe il contrario, perché se io accetto il voto a maggioranza mi posso dover trovare ad attuare una decisione presa a maggioranza dagli altri. Ma, come diceva uno dei degli autori della Costituzione americana, Madison, cioè il problema è che noi dobbiamo evitare la dittatura della minoranza, perché se noi mettiamo l'unanimità, una minoranza ci impedisce di fare. Se invece non togliamo l'unanimità, dobbiamo trovare correttivi alla dittatura della maggioranza, che esiste. Cioè bisogna avere un sistema di potere equilibrato. Allora, se voi andate a vedere per un attimo le due decisioni che ha preso l'Europa e che hanno consentito di vincere la battaglia dell'euro, sono state possibili perché si è votato a maggioranza. L'ha ricordato Masini. Quando Draghi ha detto whatever it takes e ha detto io compro i titoli sul mercato, ha dovuto andare al suo consiglio. Sono 24 persone, 23 erano favorevoli, una era contraria. Il presidente della Bundesbank. Benissimo. Lui è contrario, noi andiamo avanti. Se c'era l'unanimità non si faceva. Per fare lo European Stability Mechanism, la Gran Bretagna era contraria, perché a Londra ci sono tutte le grandi banche finanziarie che hanno speculato sull'euro, che erano in posizioni sull'euro, che poi piangono perché adesso l'euro si è rivalutato, forse troppo, e allora non si poteva fare. Allora si è dovuto fare il meccanismo europeo di stabilità a 17, con un trattato speciale perché gli inglesi non lo prendevano. Cioè una minoranza, cioè una maggioranza ha deciso di andare avanti e di farlo. Quindi il problema dell'Europa è passare a maggioranza. Quali sono le tre decisioni che a livello europeo sono ancora all'unanimità? Le tre decisioni sono sul potere fiscale, sulla difesa, sull'accambiamento dei trattati. Allora è chiaro che noi avremo l'Europa il giorno che togliamo questi tre blocchi. Non sarà facile toglierle tutti e tre, ma dobbiamo cominciare a toglierne uno. Il blocco che dobbiamo togliere è il blocco sulla questione fiscale. Allora, noi cosa possiamo chiedere agli altri paesi? E ve lo dico richiamando un episodio storico. Nella prima metà dell'Ottocento, quando al potere c'era, cioè non la metà, quando nella seconda parte dell'Ottocento, quando c'era al potere il cancelliere Bismarck, una delegazione di industriali fu ricevuta. Era il momento in cui in Germania si avviava la fase dell'industrializzazione e dello sviluppo. E il cancelliere chiese agli industriali cosa può fare il governo per voi. E gli industriali risposero: basta che ci dia una buona moneta e delle buone strade, al resto ci pensiamo noi. Allora, noi abbiamo bisogno di queste due cose. La buona moneta ce l'abbiamo, ma le strade non ce le abbiamo. Cosa sono le strade? Sono le infrastrutture, la ricerca, la scuola, gli ospedali,
cioè questi beni, che molti dei quali tra l'altro sono beni pubblici, pubblici nel senso che non possono essere fruiti da un cittadino singolo, ma devono essere, se io faccio una strada, questo serve. Poi posso trovare metodi per farne pagare un pezzo, però non a caso non si chiama imposta, ma si chiama tassa. Cioè, allora noi dobbiamo fare le strade. Quando ha citato Masini che chi ha fatto l'euro sapeva perfettamente cosa si doveva fare. Benissimo, nel momento in cui è entrato in vigore l'euro, il presidente della commissione, Delors, lanciò il suo famoso piano. Il piano Delors disse: adesso dobbiamo fare un piano, dobbiamo introdurre una tassa, la carbon tax. Questa tassa ci consente, diciamo, di dare una spinta alla nostra economia, che diventi un'economia in cui, come dire, è privilegiato, diciamo, l'uso, diciamo, di energie non inquinanti. Con questa tassa possiamo finanziare due cose. Uno, il piano europeo di infrastrutture. Due, sostenere la defiscalizzazione, se andate a leggere il piano, del lavoro che non è competitivo sotto con la globalizzazione, cioè il lavoro non qualificato. Quello qualificato si sposta, va, trova posto. Il lavoro non qualificato si troverà in difficoltà per la globalizzazione. Noi dobbiamo fare un fondo che aiuti questa transizione, questo passaggio. Di cosa stiamo discutendo oggi? Stiamo discutendo del piano Delors. Peccato che lui l'abbia detto più di 10 anni fa. Ma siamo al piano Delors. Allora noi dobbiamo fare il piano Delors. Cosa possiamo dire? Cosa possiamo chiedere noi al cancelliere o alla cancelliera? Allora, se noi chiediamo alla cancelliera che la Germania paghi i nostri debiti, facciamo una domanda che non ha senso. Ma voi pensate che si possa andare dal signor Maroni a dire: tu domani paghi i debiti della Sicilia? Quello dice: ma voi siete matti. Cioè, non c'è nessuna regione in Italia disposta a prendersi il debito di un'altra regione. Cioè, perché la popolazione dice: ma perché? Possiamo chiedere, quello che abbiamo già fatto, che se abbiamo di aiutarci a rientrare dal debito, in particolare avendo tassi bassi, e quindi a non cadere nelle mani degli usurai internazionali. No, quelli che avevano chiesto il 25% alla Grecia. E questo è stato fatto. Allora, cosa possiamo chiedere? Possiamo dire: no, ci dovete dare le strade. Cioè, voi ci dovete dare, l'Europa deve darci, quegli investimenti che sono necessari per diventare competitivi, che abbiamo bisogno, che non possiamo fare a livello di un singolo paese. Nel settore dell'energia, possiamo dipendere continuamente solo dal gas russo? Io lo chiedo ai tedeschi, lo sanno anche loro. Quello che succede in questi giorni a Kiev lo dimostra. Perché ha fatto il pugno di ferro? Prendendo sotto il controllo Kiev e con l'Ungheria che è in una certa posizione politica, tutto il gasdotti che arrivano di là sono sotto controllo. Cioè, possono chiudere il gas quando vogliono. E le vostre imprese non hanno più l'energia, quindi dipendete da noi, quindi state zitti e fate quello che diciamo. Ma c'è un altro posto dove arriva l'energia, arriva dal Mediterraneo, è da lì che ci sono gli altri gasdotti e oleodotti. In più è possibile che noi fare un'operazione come gli americani, che invece di fare un'operazione inquinante che darà energia per pochi anni e che poi produrrà dei disastri pazzeschi come lo shale gas, noi possiamo fare un piano. Il deserto del Sahara è un posto dove c'è sole e vento. 12 ore di sole contro le 3 ore di sole in Danimarca e vento. Possiamo fare energia pulita per tutta l'Europa. Non è un progetto nostro, è un progetto tedesco, studiato dai tedeschi e che hanno provato a iniziare a farlo in Marocco. Si chiama Desert Tech. Questo, se andate su internet lo trovate. È chiaro che, allora, l'energia è a sud, quindi noi dobbiamo spiegare ai signori, ai nostri amici tedeschi, ci possono capire, perché qui è il loro interesse, che hanno interesse che il Mediterraneo sia un'area di stabilità, di commercio e di sviluppo, perché gli serve per bilanciare la questione energetica. Ma questo darebbe un enorme impulso, diciamo, alla nostra economia, perché come abbiamo fatto a fare lo sviluppo in Europa?
Qual è stata la vera politica keynesiana che ha fatto l'Europa? È la politica dell'allargamento. Il primo allargamento è l'Italia. Quando l'Italia entra nel 1956 nella Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, noi non c'entravamo niente, non avevamo né carbone né acciaio. Avevamo però un problema, eravamo un paese instabile, molto instabile. Eravamo il paese in bilico tra est e ovest, dove non si sapeva. Bisognava stabilizzare questo paese. Ci fanno entrare. Nel 61 c'è il miracolo economico italiano, inizia, la lira è una moneta forte, noi abbiamo il grande ventennio di grande sviluppo dell'economia italiana. Ma noi abbiamo fatto, loro hanno fatto la stessa cosa che fece Ford. Disse, dobbiamo vendere i prodotti agli italiani, però loro ci devono pagare, quindi devono sviluppare delle attività economiche. E noi le abbiamo sviluppate. E pensate che eravamo un paese agricolo, il 55% degli occupati erano in agricoltura. Cioè, siamo cambiati. Beh, dopo 20 anni che noi abbiamo fatto questo sviluppo, l'Europa dice, adesso facciamo un altro allargamento. La Spagna, entra la Spagna, tutti preoccupati se entra la Spagna, eccetera. Miracolo economico spagnolo, perché la Spagna entra, eccetera. Sono passati altri 20 anni, e qual è il miracolo economico che c'è stato? La Polonia, gli indicatori, qual è il paese più forte sviluppo, quello che tira, la Polonia. Allora, noi possiamo andare avanti se ci creiamo un mercato fuori. Allora, non è aumentando i consumi interni che noi possiamo svilupparci. C'è un problema di redistribuzione all'interno, ma è un'altra questione. C'è chi mangia troppo e chi mangia poco. Dobbiamo redistribuire, ma mediamente dobbiamo mangiare meno, perché c'è altri miliardi di persone che spremono sulle materie prime e le risorse. Perché il petrolio è andato a 140 ed è alto? Perché l'energia sarà una lotta. Qui abbiamo una lotta tra i continenti. E i miliardi di indiani, cinesi e sudamericani vogliono la loro quota. Quindi noi dobbiamo, per difendere il livello a cui siamo, fare della redistribuzione interna, ma poi spremerci le meningi, cioè inventare, trovare il modo. Se troviamo un modo di energia che funziona meno, ma abbiamo una possibilità grossa, nel senso che noi siamo capaci a fare certi prodotti, e sono i prodotti che mancano in queste aree vicine a noi, cioè che mancano nei Balcani, che mancano in Egitto, che mancano in Algeria, sono loro che possono comprare i nostri prodotti e loro ce lo possono pagare con l'energia, perché producono l'energia. Allora bisogna avere un grande piano, come ebbe Roosevelt ai tempi della grande crisi. Roosevelt, il suo piano, si centrò in particolare sulla Tennessee Valley Authority. Il Tennessee era un fiume che creava solo malaria, eccetera. Lui era l'area depressa, fece il grande piano, il piano ebbe successo. Quindi noi dobbiamo lanciare un grande piano. Vorrei segnalare che il grande sindacato tedesco, la DGB, ha lanciato un piano che si chiama Piano Marshall per l'Europa. In Germania queste cose le discutono, cioè sono pronti a condizione che noi facciamo delle cose che vadano bene. Allora, noi chiediamo, benissimo, lasciateci fare più investimenti, la Golden Rule. Risposta, no, perché vi abbiamo già dato tanti di quei soldi per i fondi regionali che non avete speso, non si vede perché continuate a spendere. E comunque spaccereste per investimenti cose che non hanno alcun senso. Ricordatevi che una regione ha speso i fondi regionali europei per fare la campagna pubblicitaria dello stadio di calcio, dicendo che questo serviva a fare per il turismo. Cioè, non si fidano. Si possono fidare se questi investimenti sono decisi in comune, insieme, e allora si prendono anche loro una parte del debito. Quindi noi dobbiamo chiedere che si crei subito un fondo, come aveva detto Delors, per finanziare, diciamo, i grandi investimenti. Questo fondo deve avere una capacità di fare un piano di investimenti dell'ordine di 300-500 miliardi e da attivare in 2-3-4 anni. Cosa fattibile? Perché i problemi tecnici non ci sono, c'è la Banca Europea degli Investimenti che è in grado di fare tutta l'istruttoria è pronta. Il problema è che ci vuole un fondo di garanzia. E questo fondo di garanzia, come si fa? Questo fondo di garanzia sostanzialmente implica che noi
l'attuale 1% del bilancio europeo salga al 2% nell'arco di 2-3 anni. Vorrei ricordare che nel 1913 il bilancio del governo federale americano era il 2,5%. Quindi è la prova che una federazione può funzionare, se non c'è il problema della guerra, col 2,5%. Tant'è vero che dopo la Prima Guerra Mondiale il bilancio degli Stati Uniti salì al 4%. L'intervento di Roosevelt, diciamo, contro la Grande Depressione è stimato nell'1%, 1,5% del PIL. Cioè è aumentato il bilancio federale americano nel periodo sotto Roosevelt dell'1,5%. Quindi queste cose ci dicono che questi piani può avere un effetto. Gli inglesi si oppongono, ovviamente, si sono opposti a tutto, si oppongono a qualsiasi aumento del bilancio, anzi vogliono ridurlo. E cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare come abbiamo fatto con l'ISM, cioè dire va bene, noi andiamo avanti. E, cioè, ci sono dei paesi che vogliono fare questo fondo? Lo facciamo. Come lo finanziamo? E lo finanziamo? Non possiamo fare il finanziamento chiedendo i fondi agli stati, anzi. Dovremmo fare degli investimenti che sgravino gli stati. Se facciamo degli investimenti in comune in ricerca, non va più fatta e sprecata a livello nazionale. Cioè, se la Slovacchia fa degli investimenti per le nuove energie, ha senso, non ce la farà mai. Forse la Germania, se li mettiamo insieme, possiamo fare, diciamo, grandi progetti, grandi risorse. Gli Stati Uniti sono andati avanti sostanzialmente con due programmi. Uno era il programma militare, e non è il nostro caso, l'altro era la NASA, il programma spaziale. Se oggi c'è la Silicon Valley, tutto lo sviluppo eccetera, è stato perché hanno fatto l'agenzia per lo sviluppo, la NASA. Noi dobbiamo fare la stessa cosa. Allora dove troviamo le risorse, qui vorrei terminare, le risorse non possono che venire da imposte prese a livello europeo. Una è la tassa sulle transazioni finanziarie e l'altra la carbon tax. Non discuto qua la carbon tax, dico solo una cosa, che contrariamente a quello che viene detto, la carbon tax non penalizzerebbe le imprese europee, perché potrebbe essere messa alla frontiera. E noi non vogliamo mettere la carbon tax per non inquinare e far sì che poi il paese vicino inquini. Possiamo metterla alla frontiera, la WTO l'ammette, ai tempi di Delors era previsto. La tassa non passò perché su 12 paesi 11 erano favorevoli, uno era contrario ed era la Gran Bretagna. Ma la tassa sulle transazioni finanziarie. La tassa sulle transazioni finanziarie è importante per due ragioni. La prima, perché è una tassa che può essere incassata solo se un certo numero di stati, più numero possibile, la mette. Se la mette uno stato, non funziona. E la seconda cosa, perché è una tassa che tende a riportare sotto controllo la finanza internazionale, insieme ad altre misure, che sono sostanzialmente l'applicazione in Europa del sistema del Glass-Steagall-Act fatto da Roosevelt, no? Ai tempi di Roosevelt, della legge bancaria italiana che era stata fatta, no? Durante la crisi degli anni 30, che dice noi garantiamo solo le banche che fanno depositi e prestano i clienti, non le banche che fanno operazioni finanziarie. Questo progetto in Europa è in discussione, si può fare, spero che, come ha detto il commissario Barnier, comincino a fare la proposta precisa che esiste sul campo. Si chiama rapporto Liikanen. Allora, ma in ogni caso la tassa, è un disincentivo a fare pure operazioni finanziarie e di speculazione. È chiaro che stiamo entrando in una fase in cui bisogna fare questa battaglia per rimettere sotto controllo la finanza. Questa battaglia può fare molta strada. Ieri c'è una notizia piccola, che ci sono sei paesi che hanno deciso di accettare il protocollo OCSE sul problema, diciamo, del controllo fiscale, dell'anonimato e del riciclaggio. E questi nuovi paesi sono Lussemburgo, Malta, Liechtenstein, l'Islanda, poi c'è un altro paese. Cioè, alla fine cedono anche loro, perché se restano isolati non ce la fanno. Cedono anche loro, quindi si può fare. Quindi, allora, la tassa sulle transazioni finanziarie è stata proposta da 11 paesi, è in discussione. Ah, c'è un punto però, che per il momento la tassa è pensata come un ritorno agli stati e quindi finirebbe questa tassa nel calderone degli stati, che praticamente non cambierebbe nulla. Bisogna fare invece la battaglia, la commissione ha cominciato, che
timidamente dicendo che la metà dovrebbe andare a finanziare questo fondo comune europeo, che potrebbe finanziare gli investimenti e fare un piano di sostegno ai giovani che si avviano al lavoro. E quindi bisogna fare questa battaglia, e io penso che questa battaglia sarà al centro della campagna elettorale europea, però vorrei farvi un'aggiunta. I cittadini europei hanno conquistato due diritti, non uno solo. Hanno conquistato il diritto di eleggere i parlamentari europei. Oggi, di fatto, tendono a conquistarne un secondo insito in quel diritto, che è il diritto di scegliere il Presidente della Commissione e del suo programma. Perché il Presidente della Commissione e del suo programma deve avere la maggioranza nel Parlamento e deve presentarsi con un programma. E i partiti europei cominciano a farlo, perché il Partito Socialista avrà un suo candidato, si sa già chi è, perché che è Schulz, guardate che non a caso, il cui programma è sostanzialmente un programma che può andare in questa direzione. Come vi ho detto, il grande sindacato tedesco ad esempio è su questa posizione, quindi diciamo c'è una sponda in Germania, quella che conta, ma su questo terreno. Ma hanno un secondo diritto, che è il diritto di iniziativa. E il diritto di iniziativa è un diritto che, per cui 1 milione di cittadini può chiedere che la Commissione esamini una proposta. La Commissione è costretta a dare la risposta ed è costretta a comunicare al Parlamento europeo qual è la sua posizione su questa proposta. Noi come Movimento Federalista non solo chiediamo di riformare le istituzioni europee, togliere il diritto di veto laddove c'è, in modo che non ci sia, diciamo, la dittatura della minoranza, ma abbiamo preso l'iniziativa di avviare un'iniziativa dei cittadini europei che chieda esattamente il piano di sviluppo, la tassa sulle transazioni finanziarie da destinare, diciamo, a questi due scopi che ho accennato. Bisogna raccogliere 1 milione di firme nei vari paesi europei. Ci sono contatti con moltissime organizzazioni, in particolare le organizzazioni, la cosa ne ha discusso, siamo riusciti a farne discutere la Confederazione Europea dei Sindacati, al cui interno ci sono alcuni sindacati disposti ad andare avanti su questa campagna, e io spero che anche il sindacato tedesco decida di dare un seguito concreto al suo piano Marshall per l'Europa, perché se noi riusciamo in questa operazione, noi riusciamo nell'operazione centrale, che è ristabilire la fiducia tra noi europei, che insieme possiamo avere un futuro. Separati non ce l'abbiamo. Perfetto, grazie Alfonso Iozzo, che si è dilungato un po' troppo, ha raddoppiato il tempo. Adesso tocca alla professoressa Anna Maria Simonazzi del Dipartimento di Economia e Diritto al PowerPoint, perfetto, dell'Università della Sapienza. La invito sui 20 minuti, al 30 ci cacciano da quest'aula. Vabbè, quando arriviamo a 15 me lo dice, così mi regolo. Grazie. La mia relazione sarà un pochettino diversa, forse, anche se farò tesoro e posso andare un po' più veloce su alcuni punti, perché molte delle relazioni che mi precedono sono in linea, io sono d'accordo. Io credo che la decisione di rimanere o non rimanere nell'euro sia alla fine una decisione politica, così come è stata politica la decisione di entrare, come ci ha raccontato, secondo me, molto bene Luca Piras, no? Le guerre, due guerre mondiali hanno convinto gli europei che forse era meglio cambiare regime. Io proporrò qui, nell'analisi se rimanere oppure no nell'euro, un'analisi di, come farebbero gli economisti, costi-benefici. E proporrò uno sguardo di più lungo periodo, che va dal di là della crisi immediata, drammatica che stiamo vivendo. E si strutturerà su 3-4 linee. Prima di tutto, vedere quali sono gli obiettivi comuni che ci poniamo, che devono dunque dare il segnale sia che rimaniamo in un regime che rimaniamo nell'altro. Quindi la bontà o meno di stare dentro o stare fuori deve essere valutata sulla capacità che le due soluzioni possono dare per raggiungere questi obiettivi. E qui elenco i miei. Un'occupazione piena e che sia composta di lavori buoni per tutti, giovani, donne, anziani, immigrati,
una distribuzione del reddito equa in termini di salari e in termini di welfare, uno sviluppo regionale equilibrato di tutte le regioni, ma anche di quelle italiane, una crescita che sia sostenibile in termini sia di generazioni, di reddito, sia di ambiente. Questi sono gli obiettivi e gli strumenti sono sostanzialmente quella che io chiamo una politica fiscale, dove per politica fiscale intendo la politica fiscale in senso buono. Qualcuno qualche tempo fa diceva che la spesa deve essere spesa che serve. Ecco, io credo che questa politica fiscale sia la politica industriale e vorrei spiegare perché. Una politica industriale di indirizzo per le imprese, quindi non un piano, ma indirizzi, e anche di sostegno diretto, investimenti pubblici, che devono essere però investimenti non solo in infrastrutture fisiche, ma in infrastrutture sociali. Questi strumenti incontrano dei vincoli, la necessità di finanziarli, e qui io posso andare piuttosto veloce perché le relazioni che mi hanno preceduto hanno proposto vari modi per finanziare questi investimenti nel rispetto dei trattati, del patto di stabilità, eccetera, e in presenza di un debito molto elevato. Questo secondo me è un problema vero, che non so se potrà essere risolto semplicemente riducendo lo spread sui tassi di interesse tedeschi. Sulla base, una volta che abbiamo analizzato queste cose, io credo che si possa decidere quali dei due regimi che abbiamo davanti, perché questo mi è stato proposto, possano meglio raggiungere gli obiettivi con il minor ammontare di costi sociali. Allora, la mia relazione... Devo riaprirlo? E come lo riapro? Mi scusi, ma... E poi vado giù con le frecce? Con cosa vado giù? Basta leggere qui? Allora, questa è la presentazione di chi sono. Tra i miei vari cappelli ce n'è uno cui tengo in modo particolare, che è membro del comitato di redazione di una rivista online che si chiama In Genere e che è una rivista che cerca di vedere i problemi economici dal punto di vista di genere, e alcune di queste analisi sono sviluppate anche in questa rivista. Mi dicono che basta fare così. Ecco, questo è l'indice, dunque, nel caso in cui venissi tagliata prima. L'analisi del sistema economico, dei costi e benefici dello stare in Europa, come viene detto in modo colloquiale, non può prescindere dall'analisi degli interessi dei singoli paesi che stanno in Europa. E questi interessi si sono evoluti nel corso di questi 10 anni di euro, così come stavano evolvendosi prima. E io vi suggerisco di guardare, da un lato, ai cambiamenti del modello economico tedesco, che poi ci dice quali sono gli interessi della Germania nei confronti del persistere o no dell'euro, perché per sposarci ci si vuole in due. E il secondo è invece come è cambiato il modello economico dell'Italia, per vedere quali sono stati i vantaggi, i costi. E molto spesso però nella mia relazione parlerò dei paesi del sud dell'Europa, non solo dell'Italia, e questo per due ragioni. Primo, perché i paesi del sud condividono molti dei problemi comuni, e perché secondo me vale la pena di sviluppare un asse mediterraneo nel tavolo di contrattazione europeo che rappresenti gli interessi di paesi che si trovano in condizioni economiche indubbiamente diverse. E questa unione di intenti non c'è stata mai. Quando, fin dall'inizio, quando si doveva decidere se accelerare oppure no la creazione della moneta unica, Prodi andò da Aznar e gli disse: ma dai, rallentiamo un momento, non siamo pronti. Aznar dice: no, noi siamo prontissimi, e si fece l'euro. Ma c'è stata poi una risposta di ritorno quando la Grecia, la Spagna, il Portogallo sono caduti uno dopo l'altro nelle crisi.
Qual è stata la risposta qui in Italia, come in Spagna, come in Portogallo? Noi non siamo come la Grecia. Ecco, io credo che invece una considerazione anche comune dei problemi possa essere una solidarietà anche tra i più poveri, possa essere utile per poi affrontare insieme anche agli altri i problemi veri. Quindi andiamo avanti. Allora, poi vedremo allora quali sono i fattori che determinano il vero problema che della crisi dell'Europa, secondo me, dell'euro, quali politiche allora per uscirne e all'interno di questa analisi se sia meglio entrare o stare fuori. Cominciamo con questo. Questo è il grafico che ci dice, lo potete vedere bene, no? La riga in mezzo indica il 1990, anno d'inizio dell'euro, e questi sono i surplus di parte corrente della Germania verso la zona euro. Allora, negli anni, fine anni 90, primi anni 2000, si parlava di un malato d'Europa. Questo malato d'Europa era la Germania. La Germania, nel periodo dell'euro, ha accumulato via via saldi positivi crescenti nei confronti degli altri paesi dell'area dell'euro, e in particolare il 99% dei saldi attivi della Germania fino alla crisi, mi fermo lì, erano nei confronti dei paesi cosiddetti periferici. Allora, si è detto, la crisi dell'euro è un problema di bilancio dei pagamenti? Io credo di no. Perché? Perché se abbiamo una unione monetaria che si rispetti, sto andando troppo lenta, non ci sono problemi di bilancio dei pagamenti, non ci sono stati problemi di bilancio dei pagamenti fra il sud e il nord dell'Italia quando si è fatta l'unità d'Italia e una moneta unica. Ma il fatto che non ci siano problemi di bilancio dei pagamenti non vuol dire che non ci siano altri problemi. Vorrei leggervi un brano di una lettera che Giustino Fortunato, un noto meridionalista, ha scritto a Pasquale Villari nel 1899. L'unità d'Italia è stata e sarà, neofede invitta, la nostra redenzione morale, ma è stata purtroppo la nostra rovina economica. Noi eravamo nel 1860 in floridissime condizioni per un risveglio economico sano e profittevole. L'unità ci ha perduti. E c'è di peggio. Tutto il macchinario dello Stato presente, se è tollerabile dalle forze dell'Alta Italia, è intollerabile dalle esauste nostre forze. E come se questo non bastasse, è provato, contrariamente all'opinione di tutti, che lo Stato italiano profonda i suoi benefici finanziari nelle province settentrionali in misura ben maggiore che nelle meridionali. Allora, voi direte, beh, per essere amici dell'euro, allora i nemici cosa dicono? No, vorrei però che fosse chiaro quali sono le condizioni perché si possa tutti beneficiare dallo stare dentro l'euro. E secondo me vanno visti anche i costi che lo stare nell'euro comporta, se non si prendono le misure adeguate. Allora, quello che mi dispiace, ma qui c'è qualcosa che non funziona. Allora, tutti ormai siamo d'accordo che la costruzione dell'EMU sia stata della moneta unica sia stata difettosa, perché non c'è stata una contemporanea unione politica, che è quello che invece nell'Unità d'Italia c'è stato. Questa, in più, secondo me, è stata dannosa, così come è stata impostata, perché era basata su una teoria economica sbagliata, che riteneva, cioè, che tutti i paesi fossero uguali come grado di sviluppo, come potenzialità di crescita. Non si mette in pugilato un peso massimo a combattere con un peso piuma e si dice le regole sono uguali per tutte. E io credo che i paesi del Mezzogiorno, dell'Europa, fossero strutturalmente più deboli, avessero bisogno di altri aiuti per poter stare a parità di regole con la Germania.
che non vuol dire, badate, che sia colpa della Germania. Sto dicendo che stiamo parlando di due gruppi di paesi che sono strutturalmente diversi. E dunque, poiché si partiva dall'idea che tutti giocassero partendo da un uguale punto di partenza, non c'era bisogno di una politica fiscale, che io interpreto come politica di intervento strutturale, politica industriale. Due, posso andare un po' veloce perché sennò non arrivo davvero in tempo. Ci sono stati due interpretazioni che si sono combattute fra di loro nell'interpretazione di questi surplus strutturali tedeschi, cui naturalmente si contrapponevano i disavanzi dei paesi con cui la Germania aveva un surplus, che erano i paesi periferici. E le interpretazioni sono state sostanzialmente due, vado molto veloce. Uno è effetto prezzo, cioè la Germania è stata un paese solido, virtuoso, ha contenuto i salari e dunque sono stati contenuti i prezzi, è competitiva per questo. La Merkel ancora ci chiede e si continua a chiedere: ma cosa volete da noi? Volete che perdiamo la competitività? Ci state chiedendo di alzare i salari per diventare meno competitivi? Quindi questa è l'idea, che il surplus tedesco deriva da virtù tedesca e i disavanzi delle periferie da vizi della periferia. Dunque spetta l'aggiustamento ai paesi meno virtuosi. Deflazione di prezzi e di salari, che si può ottenere attraverso l'austerità fiscale. L'austerità fiscale è lo strumento attraverso il quale si riportano i salari e il costo del lavoro e i prezzi dei paesi periferici al livello di quelli della Germania. La parte opposta dice: ma no, state facendo un errore di composizione, cioè c'è in realtà un effetto reddito. È vero che i surplus tedeschi non possono che trovarsi a fronte dei disavanzi, ma i surplus tedeschi sono il risultato non solo di virtù, ma anche di troppa parsimonia. Di troppa parsimonia si muore. Cioè la Germania sta producendo strutturalmente troppo di più di quello che riesce a utilizzare internamente. Quello che voi vedete qui, risparmi S maggiori degli investimenti. E se produce strutturalmente di più di quello che usa, per forza avrà surplus di bilancia commerciale e deve vendere a qualcun altro. E se la Germania deve avere surplus, qualcun altro deve avere disavanzi, cioè deve consumare investimenti, spesa pubblica, di più di quanto produce. Così non va avanti. Allora, le domande insistenti alla Germania di aumentare la domanda interna per ridurre così il surplus e aiutare i paesi meridionali. Cioè, si dice, sono i salari tedeschi che devono aumentare per aumentare i consumi all'interno della Germania e in questo modo aiutare tutti gli altri paesi. Un tempo si parlava della locomotiva. Allora, voi capite che da queste due diverse interpretazioni possono derivare due diverse soluzioni per la via d'uscita. Se pensiamo che sono costo del lavoro e prezzi che sono troppo alti, i prezzi relativi sono sbagliati e qualcuno deve aggiustare, e non vogliamo che i paesi periferici subiscano questa medicina così amara che li costringe a ridurre prezzi e salari, si dice: svalutiamo, ce ne andiamo via, troppo caro. Se viceversa pensiamo che il problema sia un problema di domande, che possiamo convincere la Germania a cambiare politica interna, e forse adesso con la grande coalizione magari qualcosa si ottiene, si dice: beh, stiamo dentro, cerchiamo di rappattumare sulle cose. Ecco, quello che vorrei proporvi è un'analisi un pochino più complicata, un'analisi multilivello che tenga conto di più fattori. Cosa è successo? Scusate, ma che devo fare materialmente? A parte pregare. Allora, guardiamo per un momento velocemente la Germania.
e vorrei proporre cosa è successo, naturalmente vado taglio con colpi d'accetta, ma cosa è successo in questi decennio, quindicennio, ventennio all'economia tedesca? L'economia tedesca è cambiata enormemente e due sono i fattori che vorrei sottolineare. Uno è la delocalizzazione dell'industria tedesca a est, cioè le imprese tedesche hanno fatto il salto di quello che un tempo era la cortina di ferro e hanno spostato produzione, hanno comprato imprese, ormai è un'integrazione quasi continua fra le imprese tedesche e quelle della Polonia, della Repubblica Ceca, della Slovacchia, dell'Ungheria. E c'è un interscambio enorme di beni intermedi, cioè non si spostano produzioni intere, ma l'industria automobilistica porta una fase della produzione in Polonia e la rimporta, finisce la lavorazione. Quindi è ormai un'area integrata a est. La seconda cosa che è successa in Germania è stata che è cresciuta enormemente la diseguaglianza fra lavoratori dell'industria, per i quali valgono ancora le istituzioni corporative che sono state, no, che comunque si sono sviluppate nella Germania, mentre i lavoratori degli altri settori, a questi si applicano ancora le nuove regole del lavoro e del welfare che sono state istituite con le riforme Hartz agli inizi degli anni 2000. Questo ha portato a un aumento della quota dei lavoratori poveri in Germania, un aumento enorme. Tre soli dati. Questo è l'andamento della quota dei salari sul reddito, cioè quanta parte della torta va ai lavoratori rispetto agli altri. E vedete che sta calando e crolla proprio dall'inizio degli anni 2000 con le riforme Hartz in avanti. Però non è andata così per tutti. Qui, forse lo vedete, scusate se è in inglese, vedete che c'è un ventaglio, è l'andamento dei salari nei vari settori. Quelli che hanno avuto aumenti di salari più alti sono la chimica, la metalmeccanica, quelli che hanno avuto aumenti di salari più bassi sono il settore pubblico, il commercio. Quindi abbiamo avuto un enorme sventagliamento salariale e il risultato è stato questo. Alla metà degli anni Ottanta la Germania aveva una quota di poveri molto inferiore alla media dell'OCSE, che sono i rombi in alto. Alla metà degli anni 2000 il grado di povertà, la quota di poveri in Germania, nella ricca Germania, era più alta della media OCSE, che include il Messico, che include un mucchio di altri paesi. Ecco, allora, quali sono state le conseguenze di questa modificazione nel modello tedesco? Io vorrei sottolinearne due. Allora, l'integrazione a est ha combinato insieme un mercato del lavoro sempre più duale all'interno con il mercato del lavoro creato dalle attività offshore nei paesi dell'est. Il risultato è stato un'importazione di input, di beni intermedi, e un acquisto di servizi a prezzi molto bassi. Le riforme del mercato del lavoro e del welfare hanno anche comportato a un contenimento della domanda interna, meno reddito, meno consumo. E a un aumento, ma meno reddito, meno consumo, meno produzione, meno reddito. È un circolo. E questo ha aumentato ulteriormente diseguaglianze e povertà. E questo allora che cosa ha comportato? Cosa fanno le famiglie che si vedono diventare sempre più povere? Riducono i consumi, ma riducono anche la qualità dei consumi. Ed è questo che è successo in Germania. Cioè si è avuto un abbassamento della qualità dei beni di consumo importati. E questo come lo vediamo? Dall'aumento delle quote di esportazione in Germania di paesi che producono beni di consumo a basso prezzo. Le importazioni tedesche di beni di consumo dalla Cina sono aumentate di 4 volte tra il 99 e il 2008 contro un aumento delle importazioni dai paesi dell'Europa del Sud solo di 2 volte. Questo degrado della qualità delle importazioni aggiunge una nuova spirale perversa
agli effetti negativi che già derivano da politiche sincronizzate di austerità, perché redditi più bassi costringono a ridurre la qualità dei beni che entrano nel paniere di consumo, ma questi beni sono acquistati prevalentemente dai paesi della periferia dell'Europa, Italia, Spagna, Grecia. Questo a sua volta riduce gli effetti di domanda che si rivolge a questi paesi e riavvia dunque un nuovo ciclo di caduta di reddito nei paesi dell'Eurozona. Quindi, quando guardiamo agli effetti di un'espansione in Germania, dobbiamo fare attenzione perché in questi 10 anni questi effetti possono essere variati e possono variare sia anche con la componente della domanda tedesca che aumenta. Se aumentano le esportazioni, saranno principalmente i paesi dell'est che trarranno beneficio, perché sono loro che producono i beni di esportazione e di investimento in interazione stretta con le imprese tedesche. Se aumentano i beni di consumo, tanto le dico che ha qualche minuto ancora. Ah sì, eh? Sì, mamma mia. Dalla prossima, giusto? Sì, andiamo pure allora veloce. Se aumentano i beni di consumo, aumenta la domanda anche per l'Italia, ma teniamo conto che la base geografica è molto più diversa. E quindi potrebbero essere minori gli effetti di... E questo allora lo saltiamo. In Italia, cosa è successo in Italia? In Italia è stato ricordato, è un paese importante per quanto riguarda la produzione industriale, siamo i secondi in Europa come produzione industriale, però veniamo da 2 decenni di bassa crescita e le ragioni di questa bassa crescita hanno dato luogo a molte interpretazioni. Si è parlato del declino dell'economia italiana e si è data la colpa alle piccole imprese, alla dimensione delle imprese e alla specializzazione produttiva. Cioè si dice produciamo beni competitivi solo con la Cina, che sono in concorrenza solo con la Cina, prodotti da imprese piccole che quindi non innovano, non investono, eccetera, eccetera. Questa tesi, che è stata abbastanza forte fino al, guardate l'ironia della sorte, 2007-2008, è stata poi capovolta quasi interamente, nel senso che si è cominciata a riconoscere che c'era stato in corso un processo di ristrutturazione che era iniziato prima della crisi, che i cambiamenti avvenivano all'interno dei settori. È vero che si continuano a produrre maglie, ma non sono mica le maglie che produce la Cina, sono le maglie firmate. È vero che si produce made in Italy, ma è un made in Italy di alta qualità. Quindi c'era stata ristrutturazione all'interno dei settori e riqualificazione della qualità dei prodotti. Una riorganizzazione produttiva, delocalizzazione, offshore. Cioè, c'era stato movimento. Quali problemi invece questo processo di ristrutturazione aveva lasciato aperto? Beh, intanto mancava un disegno che qui è stato più volte rievocato, cioè le imprese si arrangiavano, cercavano di rispondere alla concorrenza come potevano, senza un'idea di dove andare collettivamente. Non c'è stato il supporto della domanda interna, proprio perché i bassi salari hanno tenuto bassi consumi e hanno comportato un ristagno della domanda interna. E per quanto le imprese siano competitive, non si può vivere solo di mercato estero, di esportazione. Abbiamo bisogno di una base interna di domanda per crescere. La ricerca disperata di queste imprese di efficienza, tagliando tutti i prodotti che non ne andavano più, eccetera, eccetera, ma senza il supporto della domanda interna, ha comportato che si è diventati sempre più efficienti, ma sempre con una base produttiva più stretta, insufficiente a dare l'occupazione a tutte le nuove generazioni e quelle vecchie che volevano cercare lavoro. E in più non si è risolta, anzi si è aggravato il divario nord-sud. Forse non era importante quella di prima. Vediamo un po'. No, la crisi, la slide che è saltata, diceva che la crisi ha colpito duramente le imprese perché le ha colpite mentre stavano facendo questo processo di ristrutturazione, quindi si erano indebitate. È arrivato il crollo della domanda, è arrivato il credit crunch, il crollo, l'aumento dei tassi di interesse, il prosciugamento dei canali di credito, e sono le imprese di subfornitura meno qualificate che soffrono di più. Quali sono stati gli effetti? Quali sono gli effetti di lungo periodo di questa crisi, di questi effetti di breve? Buchi nella matrice produttiva, le imprese che chiudono e se ne vanno non si ripresentano più.
perdita di lavoratori specializzati, lavoratori che si mandano a casa, poi se la domanda riprende non ci sono, abbiamo perso e sprecato qualificazioni. Interruzione di flussi di informazioni tra le imprese. Il nostro sistema produttivo è un sistema, sì, basato su piccole e medie imprese, ma su un'integrazione di queste, a punti distretti. E l'innovazione delle piccole imprese viene dall'informazione che viene passata dagli acquirenti, che gli dicono le specifiche, gli dicono come devono farli. Ecco, la crisi ha in parte bloccato anche questo flusso. E quindi il risultato è che dopo la crisi ci troviamo con una capacità produttiva più ristretta e pertanto minore capacità di rispondere alla domanda di dare occupazione. Sto cercando di tagliare. Allora, vogliamo quali sono gli ostacoli alla ripresa in questa situazione dentro l'euro? Un'austerità sincronizzata sia nei paesi in deficit che nei paesi in surplus. La Germania è solo da qualche 6 mesi che ha ripreso ad aumentare i consumi interni. Prima di allora faceva l'austerità come se fosse stata la Grecia. E questo ovviamente non aiuta una ripresa dell'Europa in complesso. La riduzione della qualità dei beni di consumo, abbiamo visto, penalizza i produttori all'interno dell'euro dei beni di consumo, cioè i paesi meridionali. C'è quindi una divergenza di interessi, cioè sta crescendo con l'impoverimento dei mercati dei paesi del sud Europa. Le importazioni della Germania dal sud dell'Europa, è stato ricordato prima, sono crollate, meno 40% in Grecia durante la crisi, meno 20% dalla Spagna, cioè stiamo diventando meno interessanti come mercato di esportazione per la Germania, che si orienta non a caso su Cina, paesi in rapido sviluppo, eccetera. E allora ci troviamo di fronte a due aree che si sviluppano a passi diversi, che hanno interessi divergenti. La Germania, che guarda i paesi, ai mercati dell'estremo oriente e che vuole vendere beni di investimento, ha interesse a una politica tariffaria sui beni di consumo, per esempio, totalmente diversa da quella che hanno i paesi dell'Europa meridionale, che beni in concorrenza con la Cina stanno producendo, entro certi limiti. Il tasso di cambio è un altro elemento. Il tasso di cambio forte ci mette al riparo dall'aumento dei costi delle materie prime, ma perdiamo competitività. La Germania produce beni che sono meno sensibili al prezzo e quindi può giocare su un tasso di cambio più alto di quanto non possa fare invece la Grecia, l'Italia, eccetera. I livelli di deflazione, di contenimento dei salari e del costo del lavoro che riesce a ottenere la Germania, l'Italia, la Grecia e la Spagna non ce la fanno. Allora, se ci sono questi interessi divergenti, quali di questi viene scelta a livello d'Europa? Che politica tariffaria del cambio, eccetera, viene fatta? Per questo, secondo me, è importante avere paesi mediterranei che insieme portano un punto di vista mediterraneo. E qui fatemi fare solo una cosa cui tengo molto, perché mi serve poi per dire usciamo sì o no. Da cosa dipende la competitività di un paese? Abbiamo parlato di salari, di costo volontario del lavoro, ma la competitività della Germania non si gioca su questi punti. Su questi punti. La competitività di prezzo non è un elemento importante e inoltre non è neanche l'elemento dirimente che decide la competitività dell'Italia rispetto alla Germania o della Grecia rispetto alla Germania. La Germania produce beni diversi. La competitività di prezzo si fa fra prodotti analoghi. Non vale neanche tra le esportazioni, come vi dicevo, delle magliette italiane con le esportazioni delle magliette cinesi. Ancora. Quindi la competitività di prezzo è solo un elemento e neanche quello più importante nel determinare la competitività di un paese. Molto più importante è la diversificazione. Era stato citato prima, l'Italia ha una gamma infinita di prodotti diversificati. Vero, ma devono essere anche complessi, cioè devono avere un grado di maturazione, di complessità, da trovare pochi concorrenti.
e questa è la Germania. La Germania ha una base molto diversificata di prodotti sofisticati, complessi. Allora, ritorniamo e ricapitoliamo. Un'espansione tedesca, sebbene necessaria, per carità, però non è sufficiente a garantire la sostenibilità di lungo periodo del sistema euro. Le differenze di prezzo e di costo sono solo una parte della storia ed è la difficoltà a diversificare la produzione verso prodotti complessi il problema dei paesi mediterranei. Ma il meccanismo di mercato da solo non è in grado di assicurare la diversificazione e l'upgrading. Di qui la necessità di un intervento pubblico che aiuti le imprese a fare il salto. Non si passa da fare magliette a fare reattori nucleari o neanche chimica fine. Se dobbiamo fare l'upgrade, si fa per contiguità, a meno che non ci sia un piano che ci aiuta a superare. Quindi le politiche comunque necessarie per i paesi del Mediterraneo per rimanere nell'euro, ma anche per uscirne, badate, sono costruire una base economica e sociale sostenibile. E qui abbiamo bisogno di un investimento pubblico che dia una cornice, quello che veniva detto prima, facciamo una politica energetica comune, facciamo una politica sociale comune e poi anche interventi di aiuto o di intervento diretto, facciamo le infrastrutture sociali. Allora, e poi chiudo davvero, scusate, ho preso molto, uscire dall'euro, valutiamo la svalutazione e l'inflazione, sono stati già fatti molte considerazioni sui costi che la svalutazione e l'inflazione implicano. L'inflazione non è un fenomeno neutrale, non lascia tutti uguali, i prezzi non aumentano nella stessa maniera per tutti, come abbiamo capito negli anni 70, quando i salari arrancavano. Quindi l'inflazione è un fenomeno costoso e dal punto di vista anche distributivo. Rimanere nell'euro, e qui chiudo, credo davvero di dover chiudere, implica appunto ridisegnare la politica per la concorrenza e la politica industriale a livello europeo, in favore però di una politica attiva di intervento e di indirizzo che tenga conto delle esigenze diverse dei diversi paesi. Non siamo tutti uguali. E deve essere dunque negoziata una politica che aiuti i paesi del Mediterraneo a stare nell'euro. E l'ultimo punto davvero, ma qui ci tengo, gli investimenti sono investimenti in infrastrutture fisiche, ma anche in investimenti in infrastrutture sociali. Il welfare non è un bene di lusso. Se vogliamo fare ristrutturazione produttiva, ci deve essere una base di supporto per la coesione sociale. Ma politiche di investimenti in infrastrutture sociali, come noi abbiamo detto e sostenuto in genere, sono da considerarsi alla stessa stregua di politiche industriali, perché creano occupazione, creano servizi per i quali c'è domanda, pensate solamente all'assistenza agli anziani o alla cura dei bambini, e se integrate in un piano organico possono essere anche un volano per l'industria. È quello che sta facendo la Finlandia, che avendo la Nokia ormai sottoterra sta pensando di usare gli incentivi pubblici per sviluppare robot, teleassistenza eccetera, cioè integrarla con l'assistenza agli anziani. Ecco, io credo che questo sia quello che noi dobbiamo chiedere per stare in Europa. Grazie. Allora, ringraziamo la professoressa Simonazzi. No, ma è andata benissimo. E il professor Masini si è dovuto, purtroppo ci ha dovuto lasciare, comunque ha lasciato detto che lui è disponibile a rispondere a qualsiasi domanda e su internet i suoi contatti sono molto veloci da ritrovare. Ora, mi sono prevenute delle domande a cui prego di rispondere anche in maniera abbastanza breve e telegrafica. Allora, la prima domanda è: oggi c'è un nuovo record per quanto riguarda la disoccupazione. Praticamente l'Italia sta morendo. È necessario uccidere i paesi per giungere alla terra promessa,
come l'ha definita Enrico Letta? Non so chi di voi vuole rispondere. No, io ho messo l'occupazione come primo punto. Secondo me è una politica attiva. Non possiamo pensare che il mercato risolve tutto. Il mercato può risolvere alcune cose, altre no. E soprattutto per i paesi in ritardo, come sono la Grecia, la Spagna e per alcuni aspetti l'Italia, pensiamo al Mezzogiorno, è drammatico. Ecco, non possiamo pensare che il mercato risolva un problema di arretratezza strutturale di così lungo periodo e dunque anche di disoccupazione. Sì, oltretutto è interessante, noi parliamo sempre di disoccupazione, però mai di occupazione, spesso capita. È interessante anche da un punto di vista statistico far capire meglio anche alle persone la diversità di significato su cui spesso ci spacciano le varie statistiche sulla disoccupazione. Allora, la seconda domanda: i cittadini italiani attraverso le tasse pagano 90-100 miliardi di interesse passivo sul debito all'anno a causa del fatto che compriamo le banconote dalla BCE. La crisi in queste condizioni non si può risolvere. Siete d'accordo? Non dovremmo riprenderci la sovranità? E qui chiedo... Prego. Ma è evidente che se, come ho detto, con la BCE forse riusciamo a ridurre il tasso di interesse e a pagare molto meno. Se andiamo per conto nostro pagheremo il 15% e molto di più. Questa è l'esperienza, cioè non siamo entrati a caso nell'euro, è stata la salvezza per noi. Poi l'abbiamo usata male, perché l'abbiamo sprecato. Ma siamo, e io penso che noi dobbiamo, ora sono d'accordo, non è detto che quella misura che ho detto io sul, non è l'unica cosa, però se noi riduciamo lo spread di 2,5 punti, sono 50 miliardi in meno a regime di interessi. Poi dobbiamo fare altre cose per ridurre il debito pubblico, no? Però questa è già una cosa, sono 50 miliardi. Io penso che, se poi qualcuno pensa che usando la lira, che, per cui il tasso di interesse è il 15%, riduce il tasso di interesse, va bene, può pensarlo, però è andare contro l'esperienza che abbiamo avuto nel passato. Se posso aggiungere una considerazione a quello che molto correttamente ha detto il collega a fianco, e ha parlato di un 15% in caso di passaggio alla lira. A me sembra una stima molto ottimistica, francamente. Quindi sono sì, nel senso che, come dicevo prima, la fragilità del sistema ci espone ai cigni neri in una maniera non confrontabile con nessun altro paese. Quindi io credo che il 15% sia una stima veramente molto molto prudenziale. Allora, prossima domanda. L'euroscetticismo è alimentato dal fiscal compact, misura che per durata e per quantità del sacrificio imposto potrebbe essere fatale per l'Italia. La domanda è, riferente a queste misure, immagino, che fare? Qual dovrebbe essere la posizione italiana rispetto a questa misura che ci è stata, per così dire, imposta? Ma penso, non sono stata io, è stato Prodi a dire che il patto di Maastricht era un patto stupido. Ci sono momenti in cui si deve fare un risanamento fiscale e ci sono momenti in cui invece è bene spendere. E quando siamo tutti in recessione e si sceglie questo momento per fare il risanamento fiscale, mi sembra che sia sbagliato. Quello che si vede è che in realtà i disavanzi aumentano, non si riducono, perché cade il reddito. Quindi cosa si deve fare? Beh, si dovrebbe innanzitutto continuare a chiedere diverse politiche, ma credo che si dovrebbe anche un po' rassicurare la Germania sul fatto che loro ci danno qualche cosa e noi ce la squagliamo. E la nostra esperienza passata non è, soprattutto quella recente, diciamo 10-15 anni, non è un'esperienza di un comportamento esemplare, né per quanto riguarda le politiche fiscali, gli ultimi leggi fiscali ce lo mostrano, né in generale, è stato ricordato, abbiamo sprecato davvero 10 anni di bassi tassi di interesse. Io non credo che si dovesse fare uno sforzo maggiore per ridurre il debito,
credo che si sarebbe potuto fare qualcosa di più intelligente se si fosse cercato di fare allora una politica di rilancio della produzione interna, aumentare il reddito. Noi abbiamo avuto 20 anni di bassa crescita, con bassi tassi di interesse che sono stati sprecati, anche perché abbiamo fatto politiche sbagliate. Questo va riconosciuto. Ma dunque, intanto vorrei dire, la norma del Fiscal Compact è la norma che esisteva nella Costituzione italiana, che era l'articolo 81, che diceva non si possono fare spese senza copertura. L'Italia è entrata in crisi nel momento in cui... L'articolo 81 diceva questo, l'aveva scritto Luigi Einaudi. A un certo punto c'è stata un'interpretazione che dice che l'assunzione di debito era copertura. E questo che è stato... siamo ritornati allo spirito originale della norma. Perché che dice? Perché il debito... Ma voi pensate che... Allora, se una famiglia... Sì. Certo. Ma certo, sì. Vabbè, ma comunque, io non conosco una famiglia che se fa dei debiti non per comprare la casa o per comprare l'automobile, ma per altre cose può vivere a lungo. Allora, noi abbiamo fatto debiti e non abbiamo fatto gli investimenti, la riorganizzazione produttiva e di questo genere. Questo è stato il nostro disastro, abbiamo sbagliato. Il Fiscal Compact ci richiama a una norma che... normale e sacrosanta, perché nessuno può spendere più di quanto guadagna. Se fa un debito deve essere chiaro che questo debito, se per un bene a uso differito, può andare avanti. Noi non abbiamo fatto gli investimenti pubblici, e questo, gli investimenti pubblici sono i beni pubblici di cui abbiamo bisogno, cioè abbiamo il territorio abbandonato. È questo il dramma di questo paese. Allora, torniamo. Allora, noi abbiamo fatto una politica dissennata. Chi ci guarda da fuori lo dice, cioè, voi vi diamo altri soldi, li sprecate perché non li spendete bene. Allora, quando voi ci dimostrate che li spendete, quanti sono i fondi europei che non abbiamo speso? 70 miliardi. Ce li hanno dati. Perché non li abbiamo spesi e gli altri paesi li hanno spesi? Questa è la domanda. Allora, noi dobbiamo organizzare il paese che sia capace a fare queste cose, secondo me. C'è un solo punto che volevo dire sul Fiscal Compact. Il Fiscal Compact dice che noi dobbiamo rientrare dal debito, portarci al 60%, ci dà 20 anni di tempo, il che vuol dire per nel nostro caso sostanzialmente di ridurlo del 3% l'anno. Siccome l'inflazione è il 2%, se noi abbiamo uno sviluppo che si avvicina all'1%, noi rientriamo nel debito, senza fare manovre, come viene detto, cioè... Perché se io all'inizio dell'anno ho 100 di reddito e 103 di debito, poi alla fine dell'anno non ho fatto nuovo debito ovviamente, però l'inflazione è 2%, l'1% di sviluppo, ho portato il reddito a 103, quindi ho diminuito di 3 punti il debito. E questa è la ragione, la ratio, cioè è un piano di rientro che funziona così. Ora, è chiaro, il problema è quello, certo, se poi noi non lo facciamo, quindi il Fiscal Compact non ci impone misure aggiuntive, ci impone semplicemente il rispetto di non fare nuovo deficit, e questo è il punto vero. Se non facciamo nuovo deficit non dobbiamo andare avanti. Se voi però continuate a dire agli italiani che possono avere delle cose che non esistono, il dramma sarà ancora peggio. Questo è il punto. Cioè, allora, io dico, abbiamo proposto... No, voi, dico, voi sono nel Parlamento. Sì, ma io non dico voi, io voglio dire, se gli italiani, non gli italiani, perché il problema è, però insomma, tutti quelli che scrivono libri, eccetera, che propongono queste cose, comunque è così. Ma è giusta, è giusta, perché voi, ma avete fatto un'analisi demografica? Perché la Germania, noi abbiamo popolazione che invecchia vuol dire che dobbiamo mettere da parte dei soldi per pagargli la pensione, quindi dobbiamo esportare oggi, con quei soldi li mettiamo da parte e paghiamo la pensione. Posso
Scusate, c'è un punto che mi sta a cuore. Io credo che confrontare quello che è giusto per il buon padre di famiglia con quello che è giusto per uno Stato sia veramente deleterio, perché le due cose sono diverse enormemente. Mentre se una famiglia risparmia, il suo reddito è dato e dunque può aumentare i risparmi, se lo Stato intero risparmia, quello che succede è che cade il reddito. Il reddito non può essere considerato come dato. Quindi i risparmi non aumentano, perché, come dice la base prima della teoria keynesiana, i risparmi sono derivati, sono determinati dalla variazione del reddito. Questo è il problema di misure di austerità sincronizzate, che tutte hanno cercato di tagliare le spese pubbliche o private per ridurre il disavanzo, e quello che successe è che è caduto il reddito e il disavanzo in rapporto al PIL è aumentato, non si è ridotto. Quindi secondo me non va confusa la necessità di fare riforme di risanamento eccetera da questa base elementare: lo Stato è diverso dalla famiglia, e se tutti si mettono a risparmiare, quello che succede è che cade il reddito, che è quello che abbiamo visto. Poi che noi l'abbiamo anche sprecato, d'accordo. No, scusi, io ho detto che si può fare debito, ma dipende per cosa lo faccio. Se lo faccio per gli investimenti sono d'accordo, ma noi non l'abbiamo fatto. Però in una recessione Keynes diceva anche che magari se non c'era proprio niente di meglio da fare, si scavassero buche e si riempissero. Cioè il debito, o meglio la spesa in disavanzo, può creare il proprio finanziamento attraverso l'aumento del reddito. Questa è l'idea. È certo che se andiamo avanti così anche quando siamo fuori dalla recessione, allora non va bene, ed è stato questo che è stato sbagliato. Allora io purtroppo devo bloccare perché ci stanno quasi cacciando, anche se il dibattito era molto più interessante adesso che stava prendendo un po' piede. Io faccio solo notare che ho sentito molto spesso adesso parlare di spesa improduttiva, investimenti sbagliati, ma è da quando ho 15 anni che sento parlare delle stesse cose, quindi è un refrain che viene ogni volta in auge, come se ci fosse davvero una spesa improduttiva e una spesa produttiva. Alla fine ce lo diciamo tra di noi, ma poi le politiche sono sempre sbagliate, e mi è sembrato anche da quello che ha detto lei che anche le attuali politiche purtroppo stanno provocando una discesa del reddito, e quindi sono politiche che vanno nella logica dell'austerity al contrario di quella che è la logica che dovremmo perseguire, ovvero di un'espansione del reddito. Purtroppo io devo chiudere qui. Intanto vabbè, ringrazio tutti ovviamente, ringrazio i relatori soprattutto, e già vi annuncio che il 16 dicembre avremo un altro incontro, il terzo, questa volta con gli economisti che sono per l'uscita dall'euro. La nostra idea poi era, col nuovo anno, di fare un dibattito conclusivo in cui invitiamo tutti e tre insieme, però portiamo anche il fango, così facciamo una bella lotta nel fango. Grazie a tutti.